Sì, secondo me sì. Esatto, facciamo. Sì. Allora, se vogliamo stare un attimo però in silenzio, vi assicuro che stanno arrivando le sedie per tutti. Quindi se mi lasciate un attimo di logistica, vi ringrazio. Buongiorno a tutti, sono il preside Cavagna del CIPIA di Milano. Benvenuti. Apro i lavori di questa notevole mattina e a nome degli istituti presenti ringrazio gli autori dello strappo Quattro chiacchiere sul crimine per aver dato l'opportunità alle scuole di condividere questo importante momento di conoscenza e di riflessione. Ringrazio i relatori, l'ufficio scolastico, le autorità, gli insegnanti e gli studenti qui presenti e quelli che ci seguono in streaming. Ci presentiamo oggi come rete CIPIA 5 Milano, facendo partecipare per la prima volta i nostri studenti insieme, perché pensiamo che la tematica affrontata, la legalità, necessiti di una condivisione e di una strategia territoriale. La legalità, le competenze sociali e civiche, così come l'integrazione, l'inclusione, la sostenibilità ambientale, rimangono gli obiettivi chiave e trasversali di un cammino verso la conoscenza e la cittadinanza. Affrontiamo oggi la legalità in un'ottica a 360 gradi, ovvero coinvolgendo tutte le componenti a partire dalle vittime del crimine. Pensiamo infatti che in questo ambito solo la prevenzione possa essere misura efficace, basandosi sulla conoscenza, la testimonianza, la condivisione empatica dei valori di convivenza civile. In questa dimensione il CIPIA, la nostra scuola, la nostra istituzione, con tutte le sue componenti, è punto di osservazione e di azione privilegiata. Siamo la porta di ingresso a questa società per migliaia e migliaia di nuovi cittadini che arrivano da ogni parte del mondo. Offriamo una seconda opportunità di recupero a tutti gli studenti che la desiderano, siano essi fuori o dentro il carcere. Siamo costruttori di presente, ma pensiamo e prepariamo il futuro. In questa dimensione, per questo ringrazio ancora gli studenti e gli insegnanti. Ringrazio la mia vicaria Tognacci e la collega Marzia che sono riusciti ad organizzare questo evento e passo la avrei passato la parola al giornalista Massimo Cirri, ma Grazie, preside. Io la faccio breve, faccio la figura del triste presentatore. No, facciamo una cosa bellissima stamani, che è stata fatta poche volte, e proviamo a fare quattro chiacchiere sul crimine e a chiederci che cosa succede quando c'è uno strappo, quando viene commesso un reato e a vedere che cosa lascia questo reato, e poi credo anche a chiederci che cosa ce ne facciamo di quello che rimane dopo il reato, del dolore, e a chi lo restituiamo, come lo elaboriamo, che cosa ne facciamo. È una cosa che non è mai stata fatta con così tanta cura profondamente, e sentiremo delle voci diverse, le voci delle persone che sono state autore di reato, le voci delle persone che sono state vittime di reato, le voci delle persone che mettono in piedi, fanno il meccanismo della giustizia e le voci delle persone come me che cercano di raccontare quello che succede nel mondo. Voi quasi tutti credo abbiate visto il documentario nella sua interezza. Adesso ve ne facciamo vedere un piccolo estratto, 13-15 minuti, così entriamo un po' nel merito e poi cominciamo a chiacchierare. Intanto, buona visione. Noi siamo abituati a pensare che le cose negative accadano sempre a qualcun altro,
Poi un giorno ci accorgiamo che in realtà noi siamo parte integrante di una precisa realtà, la quale può colpire indifferentemente chiunque. Cioè non gli dai valore, sono tanti, non dai valore alla tua vita stessa. Come fai a vedere il valore di un'altra persona, dell'essere umano, della vita, cioè della vittima addirittura? Te ne frega, ma ci sai che il primo valore è stare e vivere te, cioè cercare tu di sopravvivere. E se non hai le condizioni o le capacità, non puoi vedere mai una vittima o anche un essere umano nella vittima che stai rapinando. Era andato a fare un piccolo acquisto e ci siamo conosciuti, dopo qualche mese siamo usciti, era il 3 di luglio del 68 e il 1 maggio del 69 eravamo già sposati. Liva era una ragazza molto attiva, correva, andava, veniva qui sui libri, i suoi studenti. Mia mamma aveva 31 anni, i miei fratelli ne avevano 6. Erano gemelli, anche se completamente diversi, perché uno era bruno con i capelli lisci, Giuseppe, mentre Salvatore aveva i capelli ricci e biondi. Esattamente 30 anni dopo è morto, sì. L'attentato avviene il 2 aprile dell'85. Di quel giorno direi che ricordo ogni passaggio di quel 28 maggio del 74. Quella mattina noi, io e lei, andiamo in piazza, attraversiamo, cerchiamo i nostri amici, li individuiamo e erano vicino a quella colonna e quindi a quel cestino. Mentre ci stiamo avviando da loro, io vengo bloccato da un amico che mi chiede alcune cose, quando sarò stato a 4-5 metri, forse anche meno. E da loro, da questo gruppo di amici che avevo lasciato la sera prima, alzo gli occhi, incontro quelli di Livia, ci salutiamo, in quel momento lo scoppio. È difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al... Recupero la presenza di Livia, mi butto in questo groviglio di corpi, cercando esclusivamente lei. Quando la trovo, la solleverò, avrà un attimo di... quella che io credevo che fosse un respiro ancora vitale, in realtà non, ormai non lo era. Non lo era più. Alle 7 meno 5 sono usciti gli ultimi clienti, ho cominciato a riordinare, 7:05 suona uno,
sto giovanotto, io gli faccio, oh, senti, io non li apro, se no non usciamo più stasera. E lui mi fa, vabbè, dai, l'ultimo, aprili, tanto ci metterà mica tanto. Vabbè, ha messo prima un foglietto sul banco e poi mi ha puntato la pistola. È una rapina, dammi tutto e se non esco subito gli amici vanno qui. E c'era l'indirizzo qui di casa. E allora lui è venuto vicino a me, gli ha dato un po' di roba, gli ha buttato, sai, quelle borse al supermercato, gli ha messo dentro un po' di roba e poi c'era il problema di uscire. Prendo le chiavi, le ho prese così e ti apro. Mio marito non parlava, era appoggiato lì dove c'era il telefono, ma senza fare niente. Mentre giravo, perché c'era il banco così, qui la vetrina, lui di là, mentre giravo così, ha allungato il braccio e gli ha sparato. A oggi mi sto chiedendo perché. Quella mattina io, per non fare tardi, decisi di andare a scuola con una vicina di casa, quindi passai dal luogo della strage, sarà un 5-10 minuti prima rispetto a loro, perché altrimenti anch'io sarei stata nella macchina con loro. Io ogni mattina avevo percorso con loro la strada che da Pizzolungo, dove abitavamo, portava a Trapani. La storia di mia madre e miei fratelli dimostra che chiunque potrebbe essere colpito dalla mafia. Sono stati uccisi da un'autobomba preparata per uccidere un magistrato. Quando la macchina di mia mamma si è trovata tra la macchina del giudice Palermo che la stava per sorpassare e l'autobomba, quindi quando le tre macchine si sono trovate allineate, è stato pigiato un pulsante, l'autobomba è esplosa e la macchina di mia mamma è stata disintegrata. Ho cominciato a guardare attorno per terra e ho visto dei pezzetti di lamiera, pezzettini grandi così, 2 centimetri, colorati, mi pare fosse azzurro, bianco, così, li raccolsi in mano. È stato in quel momento che io mi sono reso conto, ma qui c'erano 2 macchine e per terra invece c'era solo una voragine. Si è reso conto che quella macchina non c'era più perché era stata polverizzata e lui, come me, si ricorda anche della macchia rossa provocata dal busto di uno dei miei fratelli. La violenza ha rotto immediatamente qualsiasi tipo di rapporto di vicinanza, di affetti che tu avevi. Da un momento all'altro tu ti sei trovato completamente deprivato di questa possibilità di accompagnamento. Questa, per esempio, è una lacerazione che per me è insopportabile, quasi una sorta di senso di colpa, perché ti porta a dire: avrei potuto proteggerti un po' di più. Stiamo parlando solo di reati oppure le vittime le abbiamo fatte anche senza fare dei reati? Perché io le più grosse vittime che ho fatto nella vita le ho fatte senza fare reati. Quelle, le reati ci sono, ma le ho fatte anche senza fare dei reati. Nella vita vittime se ne fanno più di... Tipo, mio figlio è una mia vittima. In questa storia non è soltanto vittima, non sono secondo me soltanto vittime Giuseppe, Salvatore e Barbara, mia madre e i miei fratelli. Sono vittime anche Carlo Palermo, il magistrato che non ha perso la vita ma che comunque è stato ucciso sia dal punto di vista professionale, perché non fa più il magistrato, anzi è stato costretto a lasciare la magistratura, sia dal punto di vista psicologico. La prima volta che ci siamo incontrati mi disse proprio che era come una tara che si portava nel cuore e nella mente, quella di aver provocato involontariamente, però di aver provocato la morte di persone innocenti. Provi, soprattutto nell'ambito delle stragi, la dimensione della persona uccisa come una persona priva completamente di senso, priva di personalità, non esiste assolutamente. E la strage rasenta il male assoluto, proprio perché utilizza le persone per fini completamente diversi rispetto a ciò che sono. Per me le vittime non esistono, non sono mai esistite. Poi te ne rendi conto quando sei in carcere, che affronti questi discorsi, cose che prima non ipotizzi neanche, quando hai delle necessità, quando hai delle priorità. Quindi la vittima non esiste per il criminale. Io non ho mai avuto spazio
per, mettermi nei panni della vittima. Io ho delle priorità, non riconoscerò mai neanche la società, cioè dici vittima, io non riconosco neanche le regole della società, per me sono invalidanti. Assumendomi la responsabilità di aver commesso qualche cosa, mi assume in quel momento anche la logica di riconoscere la vittima. Perché se mi assumo la responsabilità di fare qualche cosa, è chiaro che questo qualche cosa l'ho fatto contro qualcuno. E se capisco la responsabilità, io una vittima ce l'ho. Se io un valore alla vita non ci davo nessun valore, perché non avevo degli obiettivi, non avevo niente, cioè era, la mia vita era vivere come facevo io, mettermi nei panni di chi magari toglievo i soldi o facevo le rapine o picchiavo o facevo. Uno di questi pluriraffinatori che aveva 105 rapine, 105, tante, e che si alzò dicendo: io ho preso troppe, non ho ammazzato nessuno, ho preso 16 anni, sono troppi. E io ero rimasta scioccata e mi ero alzata e gli ho detto: ma lei si rende conto che ci sono almeno 105 persone sotto shock dopo la sua rapina? Io ricordo il caso di una persona sequestrata, una signora di Milano, fu sequestrata nel 79, fu tenuta segregata per 3 mesi, legata in una brandina, praticamente veniva slegata solo quando doveva mangiare o per, diciamo, per la toilette, e nel 1995 ci fu il processo. E io ricordo che questa persona, questa signora, venne qui col suo avvocato, peraltro, ancora terrorizzata. Cioè, dopo, ormai erano passati 13 anni, balbettava ancora dal terrore. Dice, e mi dicono: io non verrò mai in aula, io non verrò a fare nessuna dichiarazione, io sono terrorizzata. Quando siamo tornati a casa la sera, che è morto, sarà stato mezzanotte, l'una, perché ero andata in questura per fare la deposizione, ci siamo buttati sul letto, chiaramente, perché eravamo tutti stremati senza riuscire a dormire. E avere il pigiama sotto il cuscino, lo spazzolino da denti in bagno, è un incubo. Penso che sarebbe bello se i giornali si interessassero di delle conseguenze, anche a termine più lungo, che ha l'aver subito un reato sulla vita di una persona. Io ho ancora tutte le cravatte appese. Intanto io adesso le butto. Ma lasciamole lì, adesso devo avere un giorno nero, allora prendo e butto. Sono situazioni che, se uno non le percepisce vivendo accanto a queste persone che subiscono il reato, standogli vicino, allora per chi legge soltanto le carte, chi esamina solo il fascicolo processuale, non si percepisce certamente il trauma. Quando mia figlia è entrata in Basilica, si è sposata in Sant'Ambrogio, a mano di suo fratello. Era una fontana. Io credo che il peso dell'esperienza, che rimane esclusivamente un'esperienza tua, tu puoi cercare di raccontarla, di trasmetterla, ma ci sono delle cose che sono impossibili da trasmettere. Sinceramente, secondo me, noi familiari ne potremmo fare pure a meno del risarcimento economico, quanto piuttosto ristabilire la verità che poi ti consente di ricostruire anche quella storia e ti permette quindi anche poi di porre fine al problema. Avvocato, guarda, non mi interessa tanto ottenere un risarcimento del danno, voglio partecipare attivamente, far sentire la mia voce e in qualche modo aiutare a che sia fatta giustizia, no? Che sia accertata la verità, che sia individuato il colpevole e c'è chi anche dice che sia punito il colpevole. In tribunale, durante la prima udienza del processo per i mandanti della strage, ero accanto al pubblico ministero, aveva tutto il materiale fotografico, io mi sono costretta, ho fatto quest'atto di forza, però li ho voluti vedere. Io ho visto il volto di uno dei miei fratelli, io non sono riuscita a capire a chi dei due appartenesse, tanto era trasfigurato soltanto il volto. Lì mi è venuta quella rabbia a dire basta, forse sono stata anch'io
un po' dormiente, forse è giusto che anch'io faccia qualcosa che dia un senso alla vostra morte. Non sarei la Margherita che sono oggi se non avessi subito il trauma subito quando avevo 10 anni, perché io avevo 10 anni quando mia madre e i miei fratelli sono morti. Beh, io sicuramente sarei un'altra donna, sicuramente. Buongiorno, benvenuto. Luigi Pagano, che dirige il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria della Lombardia. Prego, si accomodi. E poi Daniela Marcone, che si occupa del settore memoria di Libera. Anna Scavuzzo, che è vice sindaco di Milano e assessore all'educazione e all'istruzione. Vice sindaco, buongiorno. Interista, dicono, siamo già frammentati. E poi Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Accomodatevi. Busetti, siamo in una scuola e scuole fanno tante cose con tante difficoltà, credo che tocchi a lei rompere il ghiaccio, dare quello che vuole, lo facciamo da seduto, sennò segniamo degli piedi. In piedi. Grazie, buongiorno a tutti, soprattutto voi per l'invito e dare il mio apprezzamento per l'iniziativa. Iniziativa che rientra chiaramente nella sfera dell'educazione alla legalità che le nostre scuole portano avanti da tanto tempo unitamente alle forze dell'ordine, a tutte le istituzioni interessate, ma che forse per la prima volta vede appunto il tema della criminalità visto a 360 gradi, visto da parte di chi subisce il crimine, da chi lo commette, da chi lo commenta e da chi lo giudica. E questo ci serve per far così, forse riflettere tanti punti di vista, ma soprattutto gioca molto sul piano emozionale, tanto perché ci fa sentire anche partecipi attivi di queste vicende, ci fa pensare a come le nostre azioni quotidiane poi così creano delle conseguenze che possono essere positive o negative rispetto a come noi le conduciamo. Poi sono particolarmente legato, visto il filmato. Io sono nato il 28 maggio, per cui quel giorno in Piazza della Loggia era il 28 maggio, me lo ricordo perfettamente, era il mio compleanno e ero ricoverato in ospedale perché avevo rotto una gamba sciando, mi toglievano il gesso ed era arrivata la notizia della strage di Brescia. Aveva veramente creato in quel reparto ospedale veramente una grande sensazione forte di spiacere. E permettetemi anche così un commento, non me ne vogliono tutte le autorità presenti, che per me rappresenta veramente
un esempio unico al mondo di vita legata appunto alla lotta alla criminalità. Io ero ragazzo quando mi dicevano arriva Don Ciotti a Varese. Sono scappato da scuola per andare a sentirlo. Sì, per me lei, guardi, è sempre stato una persona unica. Io vorrei veramente, ve ne renderete conto se per voi è la prima volta che lo ascoltate, l'uomo, lo spessore, l'umanità, i sentimenti che e l'esperienza di quest'uomo. E ringraziare tutti voi, dal comune, dal vice sindaco. E ragazzi, che sia una bella giornata e soprattutto che questo lavoro possa veramente portarvi a pensare, a riflettere e avere delle condotte positive, perché il vostro ruolo nella società poi produce, se con comportamenti virtuosi, effetti altamente positivi e utili all'umanità e alla nostra società. E Strappo penso che sia il nome giusto. Complimenti a chi l'ha inventato, a chi ha deciso di chiamarlo Strappo, perché dà veramente un'idea di quanto sia forte l'emozione che si prova, in senso in questo caso negativo, di quando si subiscono brutti avvenimenti come quelli che può determinare la criminalità. Grazie ancora. E un altro esempio che secondo me chiudo dicendo che secondo me rappresenta il filo conduttore di tutto il tema è i sentimenti. Si gioca molto sui sentimenti in questa operazione, in questo progetto, e vorrei tanto che voi ragazzi diventaste veramente ambasciatori di sentimenti positivi per voi e per gli altri, perché gli altri siamo noi. Grazie. Grazie Bussetti, grazie. La testimonianza che il direttore dell'ufficio scolastico marina la scuola per andare a sentire Don Ciotti è... Volevo chiedere se Anna Scavuzzo vuole... Mi siedo. Come preferisci, siamo in regime di libertà. Eccoti. Devo dire che c'è un po' di imbarazzo ad aggiungere delle parole, perché la retorica non aiuta. Quello che invece aiuta è sicuramente affrontare questi percorsi con grande serietà e riuscire a trasmettere senza essere gravi, senza essere in qualche modo troppo moralisti, l'importanza del recuperare il senso della responsabilità, della coscienza e della consapevolezza di ciò che si è e di ciò che si fa. Non è semplice, perché spesso nel parlare proprio con i ragazzi eccediamo nell'essere direttivi, dovete fare così, queste cose sono importanti, queste cose si fanno in questo modo, fidatevi, perché noi ci siamo già passati e questa è invece la via che dovete percorrere. Invece ciascuno di voi ha la sua storia e la sua strada, ed è importante, io credo, che gli adulti, le istituzioni, la scuola riescano a fare rete in modo tale da accompagnarvi il più possibile, nel rispetto del fatto che ciascuno di voi sceglierà che cosa fare, come crescere, quali riferimenti avere, ma nella responsabilità di essere il più possibile vicini a ciascuno, in modo tale da poter portare un contributo positivo in quel percorso verso la consapevolezza di ciò che si è e di ciò che si fa, che ci aiuti a riconoscere gli altri come un pezzetto della nostra vita e della nostra storia. Non è semplice, e forse nelle parole che sto scegliendo e che faccio fatica appunto a non far cadere un po' in questa retorica, rischio di entrare in quel loop, ma io credo che sia particolarmente importante innanzitutto non essere da soli e non avere una voce sola. Oggi qui ci sono dei magistrati, ci sono delle persone delle istituzioni, degli insegnanti, ci siete voi studenti, i vostri insegnanti diretti e quelli di altre scuole, dei dirigenti scolastici, delle associazioni, c'è il comune con un lavoro di cui devo dire sono molto orgogliosa. Non nasce con me, lo raccolgo da un'esperienza precedente, ma penso che ci sia stato un bel modo di stare in questo percorso cercando di creare delle relazioni, anche perché gli strappi non si ricucciono mai in modo semplice, e credo che il contributo che ciascuno può dare per rimuovere gli ostacoli anche che ci impediscono di recuperare questi strappi siano molto importanti. Chiudo con una riflessione sulle parole. Prima Massimo diceva, riprendeva alcune delle parole che sono state evocate anche nell'estratto che abbiamo visto del documentario. Mi piaceva aggiungerne alcune.
Alcune sono spesso ricorrenti in questi approfondimenti: la parola verità, la parola giustizia e anche forse la parola libertà, perché la verità e la giustizia ci rendono anche liberi, sia che siamo vittime di reato, sia che siamo artefici di reato. Riuscire a ristabilire la verità ci permette di guardare al futuro in un altro modo e forse sollevarci in modo tale da poter usare tutte le nostre energie per recuperare quello spazio di cui abbiamo bisogno, anche per noi. Io credo che ci sia bisogno di far ciascuno la propria parte perché si possa affermare la verità, perché ci sia spazio per la giustizia e perché le relazioni che vanno ricostruendosi siano davvero degli spazi che liberino e ci liberino il più possibile. Io vi auguro che la vostra crescita abbia molto spazio per la ricerca della verità, per la costruzione della giustizia e per un grande anelito e un desiderio di libertà che credo dia un sapore diverso alla vita di ciascuno. Quindi buona giornata e grazie per avermi permesso di essere qui con voi quest'oggi. Grazie a te Anna, grazie a te. Io passerei il microfono a Daniela Di Libera e mi permetto, rivolto ai ragazzi, mi permetto un suggerimento. I suggerimenti degli adulti non valgono mai nulla, però lo dico lo stesso, tenete presente quest'estate la possibilità di andare a fare un campo di lavoro di Libera. State via un paio di settimane, una settimana, vedete un pezzo di mondo, di entusiasmo e liberate della vostra presenza ai genitori per una settimana, che anche questo è una bellissima cosa. Prego. Grazie, io sono appunto Daniela Marcone e rappresento all'interno del mondo di Libera, della grande rete di Libera, il grande gruppo dei familiari delle vittime innocenti delle mafie che appunto aderisce alla nostra rete. Alcuni di loro sono anche presenti qui oggi. Il tema e i temi legati alle riflessioni sulla giustizia riparativa non sono facili da affrontare per noi. Siamo un gruppo molto variegato e le nostre storie sono tutte diverse le une dalle altre, ma alla fine anche le storie raccontate oggi sono diverse e quindi alcuni di noi in qualche modo hanno accolto una sfida con se stessi. In primo luogo questa sfida è stata riprendere a guardare l'altro e a considerarlo come un essere umano, perché come dice Manlio Milani nel documentario, io lo dico a parole mie, quando ti uccidono qualcuno in quel momento vedi la persona che è stata uccisa come una vittima assoluta, indifesa, senza più alcuna dimensione se non quella di un corpo ormai senza vita, e tu non sai perché, e non sai perché provi quel dolore così profondo che ti fa sentire in bocca tutto il sapore dell'amaro e senti che una parte della tua vita è andata via, una bella fetta, con quella persona non potrà più tornare, e la sensazione che qualcosa si è strappato dentro di te è fortissima, sapete ragazzi? E che cosa, qual è, fra virgolette, il sentimento più forte che avverti? Io l'ho sentito raccontato da tanti familiari, che non c'è più un domani, non c'è più un futuro, non ci sono più speranze. E questo ovviamente lì dove non c'è più la possibilità di avere speranze, di continuare a sognare, ti impedisce di vivere. Ecco perché, tra l'altro, la legislazione europea e in parte anche quella italiana equiparano i familiari delle vittime uccise alle vittime stesse. Ma nello stesso tempo queste famiglie, seppur necessitano, perché è importante che siano riconosciuti i diritti a loro spettanti dalle varie normative, peraltro tutte frammentarie in Italia,
e quindi necessitano un riconoscimento dello status di vittima, perché solo nel momento in cui ti viene riconosciuto quello status, peraltro non a te ma alla persona che ti è stata uccisa, lì scattano le tutele. Prima c'è un vuoto, e spesso questo vuoto è anche sociale, perché molti di noi vengono da territori in cui alla morte della persona a noi cara è seguito il silenzio, e anche tu dovevi tacere. Dovevi tacere perché la mafia è questo quello che chiede, il silenzio, perché la mafia diffonde la paura. E quindi, a mio parere, lì dove c'è una possibilità di una narrazione, di far uscire da questo silenzio una storia, lì c'è una possibilità di speranza. Ecco perché ho considerato io stessa, che credetemi, per tanti anni non ho pensato possibile assolutamente l'incontro con l'altro, ma non l'altro inteso come chi ha ucciso mio padre, ma qualunque altro che ha ucciso, che si è macchiato di questo terribile reato nella sua vita. Io lo consideravo assolutamente impossibile. Poi vi racconto brevemente che cosa mi è successo, perché secondo me non si può capire, alcuni passaggi non si possono comprendere se non siamo sinceri anche con noi stessi, e la verità noi per primi non la raccontiamo. Io rappresentavo Libera non come familiare di una vittima innocente, ma come coordinamento provinciale della mia città, Foggia, in Puglia, e vado nell'istituto di detenzione del Foggiano, che peraltro ospita molti boss della Camorra, della vicina Campania, e mi dicono di dire due parole per presentare in quell'iniziativa Libera. Allora io avevo davanti a me questo teatro grande in quel carcere. Da un lato c'erano coloro che avevano commesso i reati comuni, dall'altro lato i detenuti dell'alta sicurezza, molti condannati anche con l'aggravante del 416 bis. Non riuscivo a guardarli, non riuscivo proprio ad alzare la testa, quindi mi sono alzata a testa bassa, ho detto: io sono qui, rappresento Libera e noi combattiamo le mafie per tutti, lo facciamo anche per voi. Questa frase che mi è uscita così, insomma, probabilmente non era neanche il caso di dirla in quel contesto, no? In cui mi sono pentita immediatamente un secondo successivo, ha fatto sì che tutta l'area, una buona parte dell'area della massima sicurezza, successivamente ai tutor che li seguivano in quel progetto, che era un progetto di lettura, gli dicessero: noi a quella signora coi capelli rossi non la vogliamo più vedere. Perché lei, loro dicono che combattono la mafia anche per noi, ma come si permettono? Tra l'altro noi non siamo mafiosi. Poi riescono a individuare il mio nome e cognome, in qualche modo fanno delle ricerche su di me e scoprono che sono la figlia di un morto ammazzato. E si dicono: no, a questa la vogliamo incontrare, perché è stata coraggiosa a venire lì a dire quella frase, perché uno di noi potrebbe avergli ucciso il padre. E quindi la vogliamo incontrare, se possibile, da sola, cioè non con gli altri che erano lì quel giorno. Questo incontro non è mai avvenuto, ma queste cose che mi sono state riferite è come se mi avessero aperto un altro mondo. E quando poco dopo, in maniera del tutto casuale, mi lessi il discorso, l'omelia di Don Tonino Bello, vescovo pugliese, morto da un po' di tempo, di cui quest'anno ricorderemo un importante anniversario dalla sua morte. Beh, Don Tonino Bello al funerale, nella messa di funerale del sindaco di Molfetta ucciso, Gianni Carnicella, ucciso, lui disse: sarebbe bello se queste persone, questa persona che ha ucciso il sindaco Carnicella, fosse un mostro. Invece è un nostro. E quando lessi queste parole iniziai a dire: sì, questi qui non sono dei mostri, non sono dei mostri, sono stati degli uomini, perché poi delle persone come me, che hanno fatto delle altre scelte di vita.
ed è stato lì che ho ripreso a soffrire e ho capito che quella sofferenza finalmente mi permetteva di nuovo di considerare mio padre come una persona e non come un corpo senza vita, e mi riportava alla mente, vi sembrerà strano, ma è stata proprio quella sofferenza che mi ha riportato un pezzo di mio padre. E questa riflessione per noi, e concludo, lo ripeto ancora una volta, è molto complessa. Io non posso parlare a nome di tutti i familiari aderenti alla rete, perché per loro scegliere, no, l'incontro deve essere assolutamente un atto di libertà, di riflessione, a seguito di un percorso, e quindi io non posso rappresentare di fatto tutta la rete, che rappresento per altre cose. Ma considerare, ecco, e questo lo posso dire in maniera serena, considerare il reato di cui noi stessi siamo state vittime, finalmente, come uno strappo che riguarda le nostre comunità, è molto importante, perché ci permette di raccontare finalmente noi stessi, non solo come esseri piangenti che portano continuamente la morte dei propri cari avanti a loro, ma di farci vedere per quello che ci è accaduto, di permetterci, no, un momento di vero protagonismo umano, e non solo come vittime, ma umano, come anche noi come esseri umani. E se in questo strappo tutti contribuiremo a ricucire una parte, per noi sarà molto importante, e con tutti, intendo proprio tutti. Grazie Daniela, grazie. Hai detto che a un certo punto in un carcere, sentendo delle persone e con la possibilità di un incontro, ti si è aperto un mondo. Io passo volentieri la parola a Luigi Pagano. Luigi Pagano è il provveditore dell'amministrazione penitenziaria della Lombardia, vuol dire che comanda tutti i carceri della Lombardia. Luigi Pagano è anche la persona che insieme ad altri un po' di tempo fa qui a Milano si è chiesto che cosa si potesse cambiare e fare del carcere, che mondo si potesse, non so se aprire, sì, forse aprire sembra una contraddizione del carcere, insomma. Luigi Pagano va sempre ascoltato. Grazie della presentazione, anche se dopo l'intervento precedente non è semplice prendere la parola. E sì, cosa fare del carcere? Io, sentendo, mi avevano dato il link a cui collegarmi per sentire gli interventi dello strappo, diciamo così, quelle poche idee, nemmeno chiare, che avevo, si sono confuse ancora di più. Cioè, nel senso che ragionare della giustizia è complesso. Complesso sì, perché le componenti, le situazioni che sono in campo sono le più disparate possibili. Le forze dell'ordine, le vittime, coloro che hanno commesso i reati, l'amministrazione penitenziaria, i magistrati di sorveglianza, la necessità della riparazione, la necessità di cercare di bloccare, di tenere il penitenziario, la pena detentiva, nei crismi non soltanto della legalità, ma anche di quello che l'articolo 27 della Costituzione dice e vorrebbe che fosse una pena dignitosa, una pena che non sia contraria al senso dell'umanità. Quell'articolo per cui poi siamo stati condannati nemmeno tanto lontano nel tempo, 3-4 anni fa, da Strasburgo, con la sentenza Torreggiani. Però l'esperienza carceraria qualche cosa mi ha mostrato, e nonostante che sia un carceriere di nascita o quantomeno di adozione, non è che mi piaccia molto come strumento, nel senso che credo che molte problematiche derivanti dalla logica o dal dibattito sulla pena nascono proprio dalla incapacità della detenzione
a regolare determinati rapporti. Quando si dice che il carcere debba essere aperto, è una contraddizione in termini, come si diceva, è un ossimoro. Il carcere deve essere chiuso, è proprio l'essenza ontologica, quello di essere chiuso, quello di dividere fisicamente, proprio col muro di cinta, il mondo esterno dall'interno. Però si dice che la pena deve essere rieducativa, deve avere un senso in termini di reinserimento sociale, e allora se non apri il carcere ovviamente non puoi pensare minimamente, ma secondo me anche se apri il carcere minimamente non puoi pensare, perché comunque poi dovresti utilizzare uno strumento che, ripeto, ontologicamente crea divisione, crea separazione col mondo esterno. Utilizzando quello strumento dovresti reinserire nel contesto sociale, un'operazione che credo che soltanto Orwell 1984 abbia risolto col famoso bispensiero, no? Cioè, voglio dire, pensare che si possa mettere insieme due situazioni antitetiche che si possano così risolvere insieme. Allora, lo si dice da tempo, speriamo anche nei nuovi decreti attuativi della riforma penitenziaria promessi dal ministro, deve secondo me mettersi in discussione proprio la detenzione. Faccio così, di contato, noi abbiamo in carcere circa 20.000 persone su 57.000 detenuti attualmente in carcere, abbiamo circa 20.000 persone che hanno delle pene al di sotto dei 2 anni. Dico 2 anni perché ha letto un po' l'ordinamento penitenziario, è il limite della detenzione domiciliare, ma se mettiamo i 4 anni dell'affidamento in prova, i 4 anni dell'affidamento in prova per motivi terapeutici, o addirittura 6 anni per motivi terapeutici, per motivi legati all'uso, al consumo di sostanze stupefacenti, vedremo che questo numero diventa altissimo. Giusto per parlare della Lombardia, noi su 5.000 detenuti definitivi abbiamo oltre 1.000 persone che hanno una pena al di sotto dell'anno, abbiamo 2.500 persone se comprendiamo 2 anni e salire fino a 4 anni. Il problema è che per queste persone non c'è, ci metto le virgolette in questo caso, molta speranza di reinserimento. Sono tossicodipendenti, stranieri, persone deve essere espulse, persone che rimangono in carcere non perché siano più pericolose di altri, ma perché probabilmente, sicuramente, non hanno quelle condizioni intorno alle quali si possono costruire una delle ipotesi di reinserimento sociale. Sintetizzo, non puoi ottenere la detenzione domiciliare se non c'è un domicilio, non puoi ottenere un lavoro all'esterno se non c'è un lavoro, non puoi ottenere nemmeno l'affidamento in proprio. Il problema è che queste persone rimangono in carcere, quindi è già un problema rispetto a quei valori che la Costituzione dice. Ma è un problema anche da un punto di vista tecnico, perché assorbono la maggior parte delle risorse che noi destiniamo al penitenziario. Quindi aumentano le presenze, quindi aumentano l'affollamento e creano una situazione, un circolo vizioso ma negativo, che ti porta alla catastrofe che abbiamo avuto 4 anni fa. Domanda, mi faccio la domanda, ma la faccio da tecnico, la faccio. È necessario proprio il carcere per queste persone? Non possiamo ipotizzare delle pene diverse? Non possiamo pensare che il tossicodipendente, che sia tossicodipendente, non debba transitare attraverso il carcere e possa andare direttamente in comunità o ai servizi? Ecco, possiamo avere il coraggio veramente poi di leggere quell'articolo 27 che parla di presunzione di non colpevolezza e parla di reinserimento anche in un'altra ottica che non sia il carcere? E limitando poi il carcere a quello che è veramente, o quello che sono veramente, situazioni di pericolo, quando si parla di carcere estrema razza, ma di persone che poi sono pericolose, ma sulle quali poi concentrare quelle scarse risorse, o comunque quelle risorse che abbiamo a disposizione, veramente per poter prevedere un percorso che possa portare al reinserimento sociale, con tutte le difficoltà che si sono dette, perché questo è quello che la legge dice e le soluzioni tecniche eventualmente da apportare, ma con tutta la complessità che si diceva prima di una giustizia che è letta in maniera diversa
da tutte quelle persone che poi entrano in questo contesto della giustizia, ripeto, le forze dell'ordine che giustamente accertano la responsabilità d'arresto, il magistrato che condanna. Credo che Alberto dicesse: molte volte sei costretto, devi leggere i fascicoli, ma ti manca probabilmente la dimensione umana. Le vittime che hanno diritto poi in qualche maniera anche alla soddisfazione, ma dove il carcere probabilmente serve poco. Molto coraggio per approcciarsi al problema della giustizia riparativa, ma non è da tutti, non è detto che tutti quanti lo debbano fare, gli operatori penitenziari, il mondo esterno, il giornalista che corre immediatamente dalla vittima a dire ma lei non lo perdona. Insomma, voglio dire, è un qualche cosa di difficile coniugazione e che però in ogni caso deve essere affrontato per tutta una serie di motivi che non sto qui, perché altrimenti poi credo di prendere troppo tempo e senza tra l'altro arrivare ad un discorso compiuto. Grazie Pagano. Credo sapendone poco che sia difficile arrivare a un discorso compiuto, che però bisogna cominciare a metterci le mani, bisogna metterci le mani. Don Luigi, il presidente di Libera, tieni questo che funziona meglio. No, buongiorno a tutti. Mi spiace che tu tagliavi da scuola per venire a sentire me, poveretto, ma la cosa che più mi inquieta è che ho capito che ho tanti anni. E allora dico, mamma mia, quanti anni sono passati. Certo, tu sai che io ho cominciato nelle carceri minorili, quando non esistevano le comunità in alternativa. C'era solo una nave, la nave Scuola Garaventa, nel porto di Genova, che accoglieva dei ragazzi che avevano dei problemi con la giustizia. E noi cominciamo sulla strada, e sulla strada ci siamo inventati dei percorsi nel carcere minorile. Cito solo questo per dire un'esperienza un po' unica, perché noi non andavamo dentro e poi uscivamo, ma abbiamo fatto un'esperienza di vivere nel carcere. Era nata una comunità di persone che vivevano dentro il carcere. C'era allora il Ministero di Grazia e Giustizia a Roma, sui minori, non c'era ancora poi tutta una sezione tutta a sé, c'era il famoso ufficio quarto, ma un signore bresciano, un magistrato di nome Uberto Radaelli, stato uno dei più grandi intuitori di percorsi alternativi, e in quel periodo ci sarà il direttore Salvatore, che poi diventerà il direttore qui del carcere per i minorenni di Milano. Nacque una bella esperienza per aprire una strada, delle strade alternative, dei percorsi. Siamo indietro negli anni, siamo negli anni 67-68, però questa esperienza di vivere dentro, di vivere dentro. A Roma qualcuno si mosse in modo agitato e quindi fu tutta fatta un'operazione per smantellare questo progetto. Fu incriminato il direttore del carcere, fummo incriminati noi, che poi si dimostrò che era tutta una costruzione, una falsità. Anni dopo si aprirà il percorso, la città di Torino che crea dei percorsi dentro e la possibilità per i ragazzi di avere dei percorsi fuori. Parto da qui per dire, ecco, che sono passati tanti anni, non scappare più adesso dall'ufficio, no, ecco. Ma l'altra cosa che mi preme sottolineare, un altro aspetto, abbiate pazienza, l'unica strage che in Italia noi conosciamo un pezzo di verità è la strage di Piazza della Loggia di Brescia. Di tutte le altre stragi non si conosce la verità. Oltre il 70% dei familiari delle vittime della mafia innocenti non li conosce solo. E voi mi insegnate che senza verità non si può costruire giustizia. Questa è una prima delle considerazioni che ci aiutano un pochettino a leggere la realtà. Un'altra considerazione, che qui è stata ripresa così bene, che io voglio risottolineare, no, perché il carcere è lo specchio di un sistema di pena selettivo. Lo dico con un senso di grande rispetto a quanti ci lavorano nella magistratura, nelle forze di polizia e nelle carceri. E so che la vostra non è solo una professione, quando la si fa con attenzione
veramente in tutti i sensi, in modo profondo, ma è anche una vocazione. Io ho trovato tante persone che lavorano in quelle strutture con ruoli scomodi, difficili, ma ho trovato non solo la professione, ma la vocazione. Proprio una passione che metti in gioco, no? Perché ci credi, ci investi, eccetera. Io credo, hai ragione, ce lo diciamo tutti, però continua ad esserci e speriamo che qualcosa cambi con i prossimi decreti, che il carcere è il luogo dove viene rinchiusa la povertà. È il luogo dove viene rinchiusa la povertà, perché la stragrande maggioranza di chi c'è dentro, non siamo qui per semplificare, non siamo qui per semplificare, ma certamente per ragionare, per cercare di capire, di comprendere, dove viene rinchiusa, ecco, ma dove emerge anche la povertà. Non voglio dimenticare le cose positive, ma dove emerge anche la povertà politica. La povertà politica che emerge, perché da anni che si parlano di alcune riforme, di alcuni percorsi, lo so che non è semplice e non è facile. Io amo sempre distinguere per non confondere, per valorizzare le cose positive che vengono fatte, ma anche credo che non possiamo tacere su tanti ritardi, burocrazia e soprattutto quanti stanno remando sempre contro tutto questo. Perché a parole tutti parlano che il carcere è estrema ratio, ma poi nei fatti l'abbiamo visto nell'arco degli anni, c'è chi continua a dire prendiamo la chiave e la buttiamo via, arrangiatevi. Allora questo di oggi, immagini, il percorso è un problema di tutti, è un problema veramente di tutti, veramente il problema di tutti. Mi fa piacere che sia stata richiamata la nostra Costituzione, che ci chiede di fare in modo che la pena sia costruttiva, nell'interesse di chi la commette, ma anche, non possiamo dimenticarlo, della società tutta. Perché quando si sono costruiti dei percorsi alternativi, no? E quindi la possibilità, abbiamo visto cadere la recidiva, ad esempio. E allora la dimostrazione che si può investire anche in modo diverso, con i giusti paletti che devono essere. Lasciatemi citare Papa Francesco. Papa Francesco, in ogni viaggio che fa, vi siete resi conto, sia in Italia che all'estero, salvo eccezioni, va sempre nelle carceri. Va sempre nelle carceri. E non posso dimenticare quando lui più volte ha detto rendere giustizia alla vittima, a rendere giustizia, lo ripeto, alla vittima, non giustiziare l'aggressore. E allora siamo chiamati a riflettere, certamente non è semplice e non è facile, ma vorrei citare anche con grande rispetto, qui ho tanti amici che, a cui sono stati strappati i loro affetti e i loro amori più profondi, che sono in sala, pensando loro, ma penso anche, e noi con molti di loro abbiamo cominciato un percorso. Non posso dimenticare le parole di Lina. Suo marito era un agente della polizia che è stato ucciso da forme di terrorismo, ma devo dire, le sue parole mi hanno sempre fatto riflettere moltissimo, che ho risentito in questi anni nella storia di molte persone che sono anche qui in sala. Quando Lina diceva e continua a dire, perdono non significa dimenticare, si ricorda tutto ma in modo diverso. Ebbene, sono percorsi delicati, voi capite questo, mai lineari, perché ricostruire le relazioni umane e il tessuto sociale non può andare a discapito della equità, della certezza, della funzione riabilitativa della pena. Io non ho mai creduto, scusatemi, nella paccaterapia. La paccaterapia. Non ho mai creduto in quelli che dicono, ma sì, è colpa del sistema, della società. Credo che il sistema e la società hanno delle sue responsabilità oggettive. L'abbiamo appena detto, della povertà che c'è nelle carceri. Ma credo che sia un atto d'amore, e voi capite cosa voglio dire,
un atto di amore inchiodare le persone alle proprie responsabilità, per aiutarle a prendere coscienza delle responsabilità. È un atto d'amore, è un atto d'amore. E quindi mi sembra che sia importante quello che qui è stato rappresentato con le varie voci, che ci chiamano da più parti a prendere coscienza che questi problemi non sono delegabili agli altri, ci chiamano in gioco tutti. Non è un cammino facile, perché la giustizia riparativa è prima di un sistema giuridico un prodotto culturale, etico, capace di promuovere percorsi di riconciliazione senza dimenticare, vi prego, senza dimenticare le esigenze della giustizia retributiva, cioè il rapporto tra reato e pena, è lì allora che si può giocare una parte sui reati, come è stato ricordato bene, e l'altra esigenza della giustizia riabilitativa, più attenta al recupero delle persone detenute. Ecco, la giustizia riparativa fa questo salto in avanti che non si può imporre a tutti. Percorsi molto delicati. Lasciatemi dire due cose ancora. La prima, una donna. Io mi sono trovato in un carcere, non importa quale, è un carcere di minori, nel cortile di questo carcere, con una donna che non vuole mai apparire, che vuole tutelare il suo percorso, che mi ha chiesto se l'accompagnavo, il direttore ci aspettava. E quando siamo nel cortile del carcere, lei mi dice: vedi quel ragazzo, 16 anni, è quello che ha ucciso mio figlio, figlio unico. Ma io, quando ho visto io mio marito, con un dolore, no, non si può, non ci sono parole, ma quando abbiamo visto dove è nato e cresciuto, le condizioni di povertà culturale e materiale della sua famiglia, quando abbiamo pensato alla sua solitudine, io e mio marito abbiamo deciso di venire ogni 15 giorni a trovarlo. E lei subito che mi dice: la giustizia deve fare il suo percorso, la giustizia deve fare il suo percorso, che non è la paccaterapia che risolve i problemi. Ma io e mio marito abbiamo anche deciso che la giustizia faccia il suo percorso. Abbiamo deciso di aspettarlo. Guardate, ve lo dico come lo sento qui dentro. Lo sentiamo come un figlio. Lo sentiamo come un figlio. Succede anche questo. Voi sapete che andare nelle carceri, anche dei più grandi, ce lo ricordava Daniele, ci vanno oggi in alcune carceri dei familiari delle vittime della violenza mafiosa. Senza fare sconti, eh? Non facciamo sconti. Non è che facciamo finta di niente, perché quelle ferite restano e sono profonde, ma c'è una strada che deve essere percorsa da parte veramente di tutti. E l'ultima cosa, voi sapete che da 10 anni Libera, con un protocollo con il Ministero della Giustizia, segue, è un protocollo da 10 anni, sulla messa in prova, segue i percorsi di molti ragazzi minorenni. Non è tutto semplice, non è tutto facile. A uno dei grandi momenti è stato proprio quello di cercare di costruire una relazione, un rapporto tra la persona che ha commesso il reato e le vittime. E abbiamo visto, per questo non è semplice, non è facile, non deve essere reso semplice, facile, intanto è uno... No, perché non aiuterebbe le persone, ma è possibile, vi prego. Questa è una strada certamente complessa, ma che vale la pena percorrere. Non si può imporre a nessuno, sapete, ma il vero problema non è tanto dentro il carcere. Il vero problema è fuori. Che cosa si costruisce fuori per poter accompagnare le storie di tante e di tante persone. Ecco, piccole cose per dare coraggio a voi. No. Io vado nelle carceri, l'antivigilia di Natale ero al Pagliarelli di Palermo, nel reparto femminile. Ripeto,
e vedere delle mamme, più che altro ladri, hanno rubato, eccetera, non è che voglio semplificare, con le loro lacrime a dirmi: io ho 3 figli fuori, per me il Natale non poter esserci. Poi ho cercato di capire con la direttrice, che razza di, la prima a dire è la direttrice, che se in certe situazioni si possono aprire dei percorsi che ci auguriamo che arrivino presto. Forza, non mollate, non mollate. E soprattutto costruiamo dei rapporti veri tra di noi. Grazie Don Luigi, grazie mille. E grazie a tutti gli altri ospiti, li saluto e li ringrazio davvero. Adesso facciamo veramente, nel senso più alto, facciamo il dibattito con gli studenti del Molinari, e non solo che hanno visto il film, perché qua ci sono i protagonisti, quelli che avete visto, che vedrete, che avete già visto nel documentario. Però prima proviamo a raccontarvi, ma brevemente, la fatica, come è stato fatto questo documentario, perché dovete sapere che dietro c'è l'idea di 4 strane persone. Sono Angelo Aparo, che fa lo psicologo in carcere, Francesco Caiani, che è un magistrato, Carlo Casoli, che è un dice di essere un giornalista della RAI, ma non si è mai controllato bene, e Walter Vannini, che fa il criminologo. Loro, durante una delle giornate di libera sulle vittime della violenza, hanno avuto questa idea, e poi però il lavoro sporco l'ha fatto un gruppo di documentaristi. Loro si chiamano 1078 e Chiara Azzolari li rappresenta. Buongiorno a tutti. Beh, anzitutto grazie, sono commossa per l'intervento e gli interventi che mi hanno preceduto. La presentazione di questa mattina è stato un traguardo sicuramente ambito da tutto il gruppo di lavoro, e quindi un grossissimo grazie a tutti quelli che hanno dato dei contributi per questo risultato, e in prima persona a tutti gli intervistati, a partire da Margherita Asca, Mario Milani, Maria Rosa Bartocci, e i detenuti e i professionisti che hanno voluto ragionare con noi del loro lavoro. Vorrei accennare a 4 elementi che sono stati all'origine di questa idea del documentario. Il primo è un workshop di 3 giorni che la GESCI, in particolare la pattuglia, la GESCI Lombardia, in particolare la pattuglia Giustizia, Pace e Non Violenza, organizza, e che quest'anno è alla 16ª edizione. È un percorso molto importante, 3 giorni in cui ragazzi dai 18 ai 21 anni parlano e ascoltano testimonianze di detenuti, vittime e istituzioni. Un secondo elemento alla base di questo magma, diciamo, che ha dato vita poi al documentario, è l'attività del gruppo della trasgressione, un'associazione che ha come visione l'idea che progettare, studiare, lavorare con i detenuti sia qualcosa che giova all'equilibrio sociale di più della separazione che offrono le mura del carcere. Terzo elemento, sicuramente libera, quindi con il lavoro di memoria e impegno, per mantenere vivo il ricordo delle vittime e accompagnare i familiari. Libera nel 2010 aveva organizzato una tavola rotonda che si intitolava L'educazione paga 4 chiacchiere sul crimine. È stato in quell'occasione che per la prima volta hanno provato a presentare contemporaneamente questi 4 punti di vista. Fra i relatori c'erano quelli che poi sono diventati componenti del comitato scientifico, e che fondamentalmente hanno offerto spunti, sollecitazioni a questo lavoro. Ho individuato qualche parola per raccontare un po' le attenzioni, gli obiettivi educativi, gli sguardi che abbiamo avuto nel fare il documentario. La prima parola è irreparabilità. Volevamo comunicare con il documentario l'irreparabilità di uno strappo. Irreparabilità prima di tutto per le vittime, che devono fare i conti con conseguenze a lungo termine dei reati. Mi viene in mente una delle testimonianze che avevo sentito in una tavola rotonda di un familiare della rete di vittime di Libera, che
stava cercando di fare mente locale per capire come iniziare la propria testimonianza, si era agitato, commosso e aveva detto: sono 40 anni che piango. Ecco, sono 40 anni che piango. Ecco, questa irreparabilità era il punto di partenza da cui volevamo partire. Irreparabilità per le vittime, ma non solo. Federica Cantaluppi, che è qua del Centro della Mediazione e la Giustizia Riparativa del Comune di Milano, ha proposto come metafora per raccontare gli effetti del reato e colpevoli una scena tratta dai Sette contro Tebe di Eschilo, in cui ci sono due fratelli che si danno reciproca morte. E il dottor Appare, in un articolo che trovate poi sullo lo strappo.net, racconta di un grosso lavoro necessario proprio per recuperare la coscienza di una parentela negata fra il reo e la vittima. Irreparabilità anche per i familiari delle vittime e per i detenuti. Ci siamo chiesti come rappresentare tutto questo. Abbiamo scelto l'immagine di un manifesto strappato. Il reato è uno strappo, quindi una lacerazione nel tessuto connettivo della nostra società, qualcosa che toglie gli uomini, risorse, energie alla società e alla relazione fra le persone. Un'altra parola che volevo raccontarvi è qui prossimità. Abbiamo tentato di costruire un racconto che fosse in equilibrio fra questi quattro punti di vista, evitando narrazioni giudicanti e deformate secondo il nostro giudizio, e quindi offrendo un medesimo spazio di parole e ascolto a tutti gli intervistati, a prescindere dai percorsi di vita che li hanno portati davanti a noi. Il tema cardine di questo progetto era poi anche l'educazione alla complessità, per cui in una prima ideazione del documentario avevamo immaginato di fare quattro capitoli: un capitolo in cui parlavano le vittime, un capitolo in cui parlavano i detenuti e così via, quindi in maniera esclusiva. Abbiamo deciso poi di fare un montaggio diverso invece, tutti parlano della vittima, tutti parlano dei rei. Pensiamo che questa scelta abbia avuto un po' il pregio di far emergere le conflittualità, perché sicuramente il tema della violenza interroga tutti, ma abbiamo bisogno di una rilettura che dia spazio a questa complessità contro le semplificazioni. Un'ultima conclusione: alla fine di questa mattinata vedremo la fine del documentario. Uno degli ultimi cartelli che ci sono recita: quattro sguardi, quattro racconti, un dialogo. Gli intervistati evidentemente non stavano dialogando fra di loro. Abbiamo intessuto però il montaggio in modo che in qualche assomigliasse a un dialogo, nell'ipotesi che lo scambio, il confronto e la relazione potesse essere una risorsa utile al recupero tanto della vittima quanto del reo. E in maniera analoga penso che contesti come questi, che promuovono lo scambio e offrono spazi di parola, siano contesti veramente preziosi. Quindi con questo concludo e vi ringrazio. Grazie Chiara, grazie del lavoro che avete fatto in buona parte su base volontaria. Adesso continuiamo a fare un'operazione di scambio e quindi risponderanno alle vostre domande, alle domande degli studenti del Molinari, le persone che hanno fatto, cioè la preside del Molinari, che questa donna potrebbe dirigere il carcere, sì, di Opera. No. Con la stessa passione. Scusate, non è solo il Molinari, volevo dire, ecco, che siamo una rete di scuole che appunto fa capo al CPA 5, che si occupa anche di istruzione degli adulti, quindi i nostri ragazzi hanno tutti visto il video, tutti hanno, quindi io direi, perché ovviamente dal punto di vista logistico ci stanno guardando in streaming molte persone, tra cui i nostri studenti, ma anche tutti quelli che volevano collegarsi, perché l'abbiamo messo sul sito come collegamento. Io direi però io partirei dal CPA 5, perché loro sono gli organizzatori, quindi noi facciamo studenti, quello che dici te, ci caghiamo che, sotto. Esatto. Allora io chiedo ai docenti del CPA 5 se mi mandano qui i ragazzi che hanno voglia di fare domande. Io suggerirei ai docenti di farlo subito, se non volete finire, esatto, ad Alcatraz. Se volete cominciamo col Molinari, ma non volevo fare la parte di chi
di chi mentre, ha fatto il compitino. Ma no, mentre tu, mentre va tu, bene, allora. Mentre tu derimi con la violenza questa cosa interna, io. Invito sul palco i protagonisti del film. Esatto, Maria Rosa, prego. Bartocci. Prego. Allora, niente, allora va bene, mentre il CPA 5 si comincia a organizzare, volevo dire che gli istituti sono, a parte il CPA 5 che come sapete si occupa del primo livello, il ministro Fedeli non potrà farcela con questa donna, c'è appunto il Molinari, il Bertarelli, il Frisi, il Kandinsky e il Giorgi che fanno parte dell'accordo di rete nostro. Ed era giusto nominarli. Allora, cominciamo con la prima domanda. Allora, dici il nome e cognome. No, aspetta, chi aspetta, sei? Aspetta, se tu permetti, non vorrei finire alla Sinara per questo, ma farei salire le altre persone. Grazie. Infatti ho messo anche più sedie, come vedi. Maglio Milani, lo abbiamo visto nel documentario. Oh. Grazie, fai condurre il film. Sì. E poi ci sono, avete visto nel documentario le persone detenute che dicono la loro, quelle persone non sono più detenute perché le pene finiscono, e quindi siamo molto grati a tre persone che vengono dal gruppo della trasgressione per venire a raccontarci la loro visione della cosa. Sono Adriano Sannino, Alessandro Crisafulli e Roberto Cannavò. Grazie, benvenuti. Grazie, accomodatevi. Grazie. E poi c'è Roberta Cossia, che è un magistrato di sorveglianza, non la vedo, non è venuta, però c'è Marco Maiga, che è un giudice di corte d'appello, c'è Alberto Nobili, che è un pubblico ministero, c'è Marzia Simonato, che è l'avvocato che vede nel film, e non c'è Paolo Foschini. Eccolo, giornalista del Corriere della Sera. Accomodatevi. E allora credo che tocchi a voi studenti rompere il ghiaccio e provare. Buongiorno a tutti, sono Cinda, sono camerunese. La mia domanda è quella, ho due domande. Vorrei sapere se le comunità che inseriscono su quelli che sono nel carcere, la politica carcerale, quando inseriscono la gente nelle comunità, quelle comunità hanno le psicologo per seguire quelli che sono in queste comunità, o loro sono lasciati a loro stessi? La seconda è, vorrei sapere se c'è una politica per seguire le famiglie delle vittime della mafia o del reato, una politica statale, per dire. Grazie. Grazie Cinda, la preside mi ha detto che sentiamo due ragazzi e poi rispondiamo, e io faccio questo, prego. Perfetto. Paola. Silvia Tarallo, Molinari, io avrei una domanda per il signor Pagano. Dottor Pagano, vorrei sapere se e in che modo aiutate le persone all'interno delle carceri in modo proprio concreto e pratico, e poi come reintegrazione sociale quando escono, perché ho ascoltato anche il suo intervento prima e vorrei capire quanto anche hanno peso i mass media sul nostro giudizio da persone all'esterno del reato. E allora Pagano torna velocemente sul palco. Ok. Ecco, grazie, porto il microfono a Pagano. Eccoci qua. Dunque, e noi all'interno cerchiamo di creare una serie di iniziative trattamentali, in special modo ovviamente nelle case di reclusione, cioè dove sono ristrette le persone condannate in via definitiva. Gli elementi del trattamento possono essere lavoro, formazione professionale, scuola, il rapporto con il mondo esterno, il rapporto fondamentale con i familiari, ed ecco perché
diciamo, cerchiamo di rispettare anche il principio di territorialità, quindi vicino alle famiglie. Dopodiché noi prepariamo, laddove esistono le condizioni giuridiche, un parere, sintetizzo, per la magistratura di sorveglianza, perché poi spetta a loro l'eventuale concretizzazione di quella sintesi di trattamento che noi abbiamo redatto, per possibili misure alternative, affidamento in prova, semilibertà, lo stesso lavoro all'esterno, detenzione domiciliare, ce ne sono, con tutti i limiti e tutte le problematiche che dicevo prima. Nel momento in cui la persona esce in misura alternativa, dovrebbe essere preso in carico dall'UEPE, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, gli assistenti sociali, giusto per... Questo è il percorso che è delineato dalla legge. Nei fatti, naturalmente, come dicevo prima, la situazione è un po' più complessa, perché devi avere un rapporto con le persone detenute, devi cercare un approccio, non esiste la criminologia clinica, nel senso che non è che fai un'operazione e lo rimetti a posto, quindi devi valutare le proprie scelte, la scelta di partecipare all'attività trattamentale. È una situazione, ripeto, lo dicevo prima, complessa. Molte volte questi paradigmi sono soltanto scritti sulla carta e non riesci a realizzarli nel concreto. Però abbiamo dei dati tutto sommato positivi, cioè nel senso che quando si intercettano le situazioni, quando riesci a creare quelle attività trattamentali, in special modo il lavoro, e quando il rapporto con la magistratura di sorveglianza si fa concreto, si fa reale, noi abbiamo degli indici di abbassamento della recidiva, lo diceva Don Luigi prima, e questo è estremamente importante, addirittura del 60-70%, quindi le persone non commettono i reati al 70%. Ma quello che è clamoroso è l'inverso, che laddove il trattamento non si opera all'interno delle carceri, si ribalta completamente la percentuale di recidiva, e quindi si addirittura scende al sale addirittura all'80-85% la recidiva. Quindi, come dicevo prima, l'investimento in carcere deve essere visto non come un'offerta alla persona, non soltanto come offerta alla persona, ma anche in termini di sicurezza. Un investimento in carcere e la non recidiva è un investimento in termini di sicurezza, perché ogni persona recuperata è un pericolo in meno per la società. Bisogna guardarlo in quest'ottica. Grazie Pagano. Chi prova a rispondere alla prima domanda? Che cosa succede nel carcere, nel sistema penitenziario, per le persone delle comunità tra virgolette straniere? Chi vuol provarci? Sembra io. Topo Pagano. Pagano. Quello è il problema. È il problema non tanto perché sono stranieri, perché molte volte esserlo, o meglio, significa essere irregolare, significa entrare in carcere magari anche per reati bagatellari, che sempre reati sono, e addirittura con delle pene talmente basse che non ti consentono di poter pensare ad una misura alternativa, ammesso non concesso, con i limiti che dicevo prima, che ci si riesca. Considerate questo, che noi per esempio con le comunità terapeutiche, quelle di intervento per detenuti tossicodipendenti, non possiamo proporre detenuti che hanno delle pene al di sotto dell'anno, e ne abbiamo circa 1100, perché la terapia durerebbe di più rispetto al termine della pena, oltre al fatto che c'è il problema di chi paga. Certo, puoi utilizzare l'istituto dell'espulsione, puoi utilizzare, però sono istituti che ormai non reggono più, ed è un grosso problema. Tanto è vero che credo che il ministro, nei nuovi decreti applicativi, abbia trattato questa problematica, perché chiudo subito, quello che noi possiamo offrire è una vita migliore all'interno del carcere. Paradossalmente, molte volte la vita all'interno del carcere offre dei servizi che l'esterno non può offrire, tipo sanità o quant'altro, però se ne vanno tutte le risorse, che significa poi essere debole nel momento in cui devi investire le risorse per quei processi trattamentali a cui accennavo prima.
Grazie Pagano. Tinda, mi sembra soddisfatto della risposta. Altre due domande. Mi dicevano gli organizzatori, facciamone anche 3 o 4 se le risposte sono così lunghe, però ditemi voi come preferite. Due. Allora, la ragazza del Bertarelli, così facciamo par condicio. Okay. Buongiorno, sono Alessandra Pricoco dell'Istituto Bertarelli e volevo chiedervi quanto è importante il processo formativo ed educativo per la responsabilizzazione dei detenuti. Lo chiediamo a una persona detenuta? Sì. Lo facciamo subito, per, è l'unica decisione che ho preso in vita mia, la presa mi farà il mazzo, chi risponde? Rispondo io? Se hai voglia, sì, guarda, usa quello. Buongiorno, sono Alessandro Crisafulli, sono in carcere da 24 anni, si sente? E sono giustamente in espiazione dell'ergastolo. I corsi formativi sono fondamentali, direi, perché io ritengo che personalmente la formazione primaria parta da noi, però come spesso si dice, e condivido pienamente, da soli non si va da nessuna parte. Quindi nel momento in cui tu decidi di cambiare la tua vita, il tuo modo di pensare, allora in quel momento poi hai necessariamente bisogno degli altri. Quindi il percorso formativo è fondamentale. Io sono a Opera da 18 anni e questa cosa da circa 10 anni avviene in modo costante, intelligente e lungimirante, mi permetto di dire. E negli anni 2000 così questa cosa non esisteva. Voglio evidenziare il lavoro che ha fatto il dottor Siciliano, che è stato per 10 anni il direttore di Opera, adesso è il direttore di San Vittore da pochi mesi, e lui questa cosa l'ha veramente messa in pratica. Spesso quando ci si trova nei convegni si sente, come diceva prima la signora, molta retorica. In realtà invece a Opera queste cose si sono fatte, si continuano a fare, ci sono un sacco di attività che non sono solo diciamo indirizzate al divertimento, ma appunto soprattutto al lavoro introspettivo. Vengono tanti professionisti, ma soprattutto voglio valorizzare il lavoro dei volontari, perché il carcere oggi si regge principalmente per i volontari, quindi chapeau. Grazie Crisafulli. Facciamo una domanda per volta. Sì, mi ripresento, sono Cinda. Sì, la mia domanda è questa a un amministratore statale. Volevo sapere se c'è un politica per seguire le famiglie delle vittime che sono state strappate dalla mafia o dei reati. Se c'è un politica statale per seguire loro, perché quando accade un non lo so, una mafia, una famiglia, loro si strappano nel loro cuore e forse ci dovrà essere una politica per seguire loro, per evitare tutto questo. Grazie Cinda. Io ho fatto un errore, perché avrebbe dovuto essere con noi anche Margherita Asta, lei è familiare di una vittima di mafia. Margherita non ha potuto esserci, ci ha mandato un messaggio in cui dice che ha visto il documentario e che è stata una grandissima emozione, le è sembrata una cosa utilissima, perché dà il senso che camminare insieme per dare appunto un senso al dolore che noi familiari abbiamo provato e alle fatiche che affrontiamo tutti i giorni. Che emozione, dice Margherita, ci saluta. Mi scuso, credo che tocchi a qualcuno dei familiari provare a rispondere. Maglio, ci prova lei? Ci provo io. Buongiorno a tutti intanto e grazie dell'invito. Una politica delle vittime, ma io direi che essenzialmente è una politica puramente retributiva. C'è una legge che segue le vittime che, pensate, è stata fatta nel 2004 e affronta e cerca di rispondere ai cidi accaduti nel 1961. E questo ve lo... Ed è una legge che riguarda però in modo particolare le vittime del terrorismo e della criminalità comune. Io direi che... Però pensate, è nata nel 2004 ed è tuttora... così occasione di dispute nella sua applicabilità, perché non è ancora stata applicata nella sua interezza.
Cioè io ho la sensazione che più di una politica ci sia un tentativo di dare qualche cosa, purché la vittima resti nel ruolo semplicistico di vittima. Uscire da quella dimensione e allora non va più bene. Mentre invece noi, io credo che le vittime avrebbero bisogno di una politica che abbia una sua complessività, e cioè che è giusto anche l'aspetto, come dire, economico. Ci sono delle situazioni che si creano dopo un reato estremamente difficili, ed è giusto quindi che lo Stato se ne faccia carico da questo punto di vista, ma è altrettanto però indispensabile che alle vittime venga, come dire, non trasferito un determinato modo di essere, cioè una forma quasi di potere, le quali possono intervenire, come dire, possono intervenire a volte anche con diritto di veto sull'applicabilità delle leggi nell'ambito della giustizia. Io credo che questo sia profondamente sbagliato. In questi casi proprio la vittima è utilizzata dal potere per stabilizzare il potere, sostanzialmente. Cioè il potere dice: io ti do questo potere a te vittima, e allora ti chiedo, posso applicare determinate leggi, determinati benefici? Se sei d'accordo lo faccio, se non sono d'accordo, se non sei d'accordo non lo faccio. E lo chiedono attraverso magistrati, questi aspetti. Ecco, io credo che questo sia una delle cose più terribili, perché da un lato obbliga la vittima a restare chiusa dentro se stessa, e nello stesso tempo la porti a decidere sulla vita e sulla condizione degli altri. Io credo che questa sia la cosa più terribile che noi possiamo fare. Quindi non abbiamo una politica che guarda l'aspetto economico, ma abbiamo contemporaneamente una politica che cerca di mantenere la vittima nel suo ruolo, il detenuto nel suo ruolo, cioè creare muri tra l'uno e l'altro. Grazie Milani. Prego. Eleonora Zenzola, Istituto Paolo Frisi. Io volevo fare una domanda a voi. Quanto può il confronto con la vittima o con la famiglia portarvi a una piena conoscenza e consapevolezza della gravità dell'atto che è stato fatto? Chi risponde? Sì, buongiorno a tutti, sono Adriano Sannino. Dico, dopo aver sentito parlare delle persone, faccio fatica, perché comunque si risvegliano dei sentimenti e botta, per cui mi sento piccolino. Detto questo, io sono detenuto da circa 20 anni e dico, è fondamentale avere il confronto con le persone, non per il perdono, perché il perdono è una parola grande, come diceva Don Giotto, non dimenticare le cose ma vedere con gli occhi diversamente. Io ero consapevole per le cose che facevo, cioè quando io ho fatto parte di un sistema malato che è la camorra, e per le mie colpe non voglio giustificazioni, perché non ci sono giustificazioni che tengono per quelle che ho commesso, però se le dico che ero consapevole di tutto il dolore che avevo procurato agli altri, sto mentendo. Ero consapevole cosa andavo a fare, perché sono andato a togliere la vita alle persone, però la sofferenza, il dolore di quei figli, di quelle madri, di padri, fratelli e della società, perché lo strappo l'ho fatto pure io, perché ho danneggiato alla società, questo è avvenuto dopo molto tempo che sono stato in carcere. Mi sembra un paradosso, ma dico che io il carcere me l'ero costruito fuori. Un tempo ero libero, ma ero prigioniero di mente. Poi sono finito in carcere. Posso dire oggi sono in carcere, perché sono in articolo 21, dopo un lungo percorso, la sera torno in carcere, ma il mio corpo torna in carcere, la mia mente è libera. Però è tutto un lavoro fatto, e questo devo dare merito al gruppo della trasgressione, perché io sono stato in diverse carceri dove questo non avveniva. Sono finito a Opera per mia fortuna, e dopo entrare il gruppo della trasgressione, che è composto da un psicologo che esercita la sua professione da circa 40 anni e si è inventato il gruppo della trasgressione 20 anni fa, e per nostra fortuna abbiamo conosciuto il gruppo, e sono dalle persone che sono laureate in psicologia, in criminologia, ma anche società civile, che ci danno la possibilità a uno come me
di essere valorizzato. E oggi ho tantissimi sensi di colpa, tantissimo. Non riesco a guardare e tremavo quando parlava Daniela e diceva il padre, ma quando vedevo anche la signora che parlava nel filmato facevo fatica. Però grazie a tutte queste persone, quando si esce dal carcere ci vuole una rete, e io questa rete l'ho costruita proprio perché c'ho delle persone che non stimavano chi ero, perché nemmeno io stimo chi ero prima, però stimano la persona che oggi sono, e per cui mi sento vivo, e quando vedo a voi dico grazie. Grazie Sannino, grazie. Essere in articolo 21 vuol dire uscire per andare a lavorare e tornare la sera in carcere. Un'altra domanda, vieni qua davanti, bella maglietta. Grazie. Bello venire eleganti a scuola. Quasi, dai. Io sono Elia Giannini del Molinari e avrei una domanda specifica per il signor Foschini. La domanda è: lei nel filmato ha detto che sarebbe bello se i giornali si occupassero anche di quello che succede dopo alle vittime, ad esempio interessandosi a come si sentono dopo aver perso un caro. La domanda è: perché non si fa? Ovvero, cos'è che si rischia nel momento in cui uno prova ad andare ad avvicinare una vittima dopo del tempo? Tutto qui. Grazie. In realtà non si rischia niente. Molte volte non lo si fa semplicemente perché un po' lo si dimentica. Purtroppo i quotidiani e il sistema dell'informazione in generale è diventato e diventerà sempre più veloce, indipendentemente dalle nostre volontà. Tante volte non è una maniera per lavarsi la coscienza, ma è oggettivo. Adesso se un fatto succede alle 10 di mattina, alle 10 e 5-6 minuti è già sul sito dei quotidiani. Noi che facciamo l'informazione per mestiere, purtroppo, e si vede, abbiamo sempre meno tempo per pensare alla cosa giusta da fare. Ci sono degli strumenti che una volta non c'erano. Non è vero che oggi l'informazione sia peggiore. L'informazione oggi è più difficile. Quando tante volte si dice, lo sentirete nelle vostre famiglie, probabilmente i vostri genitori o i vostri nonni hanno occasione di dire, non ci sono più i giornali di una volta i giornali erano meglio, non è vero. Cioè, c'era meno informazione, c'era molta meno informazione. Naturalmente l'aumento dell'informazione non coincide sempre con un'informazione migliore. È più difficile districarsi anche. Adesso in realtà ci sono, anche rispetto a quando è stato fatto questo filmato, che fra montaggio e realizzazione ha richiesto del tempo, ci sono degli strumenti che prima non c'erano e che a volte danno la possibilità di dare spazio, per esempio un'occasione come questa. Per esempio il fatto che i giornali hanno dei siti internet che da una parte sono più complessi da gestire, ma che consentono queste cose, volendo. Dibattiti come questo, in fondo, fanno parte del sistema dell'informazione. Non era così scontato, fino a qualche anno fa, che ci si trovasse in una classe con tanti ragazzi così attenti, ha richiesto un lavoro di preparazione. Questa è informazione, fa parte anche questo del... Nell'informazione ci sono i giornali, ci sono le televisioni, ma ci sono anche i social oggi, non c'erano prima. Voi ragazzi, magari senza rendervene conto, però se ci pensate, invece è una cosa importante. Quale bel contributo potete dare a una giornata come questa se anche semplicemente raccontate in maniera sintetica a ciascuno dei vostri 100, 200, 500 amici di Facebook la mattina di oggi? Una volta la gente non la poteva fare l'informazione, adesso molto spesso purtroppo la fa postando un sacco di negatività, però per fortuna si può fare anche qualche cosa invece di positivo. Quindi diciamo che più che rispondere ho lanciato un invito, però vi invito appunto a raccoglierlo, è un'opportunità che avete anche voi di fare informazione. Grazie Paolo. Prego. Buongiorno, sono Valentina, CPI 5, Viale Zara. Domanda: le istituzioni, comprese quelle carcerali,
Cosa fanno per aiutare a superare la povertà culturale che porta al reato? Cannavò, vuole provarci lei? No, perché altrimenti Luigi Pagano fa tutto lui e... Sono Roberto Cannavò, da 25 anni detenuto, sono ergastolano per reati di mafia. Da 15 anni sono nel carcere di Opera. Cosa fanno le istituzioni? Soprattutto mi allineo ad Alessandro, il mio compagno, quando dice che i volontari fanno tanto. Perché secondo me senza i volontari non esisterebbero le possibilità di dare spazio alla coscienza di ogni detenuto che ha commesso dei reati. Dico volontario perché mi permetto di dire di chiamare volontario anche il dottor Aparo, che è il nostro coordinatore del gruppo della trasgressione. Mi soffermo un attimo perché volevo dire una parola al dottor Milani, che ho avuto il piacere di conoscere a Brescia nell'occasione del musical Il figlio prodigo, e quindi già un pochettino ci siamo visti, ci siamo conosciuti. Cosa mi sento di dire? Mi sento di dire innanzitutto che una persona, se non riesce a dare voce al proprio dolore, entra in una sorta di autismo con se stesso. Quindi queste parole le sto rivolgendo alla signora Marcone, che ho ascoltato con profondità e mi ha fatto emozionare tantissimo. Dal momento in cui uno mette in relazione il proprio dolore, in relazione con il dolore della vittima, nel mio caso io sono stato e lo sono vittima di mafia perché mi hanno ucciso il padre nel 1984 per un errore di persona, e non avere avuto la possibilità di uscire dall'autismo del mio dolore e nessuno che mi ha preso per le mani e far capire quello che stessi provando mi ha portato in qualche modo, e non voglio giustificarmi, a far soffrire gli altri come ho sofferto io. Questo mi ha portato a far soffrire anche la mia famiglia, a far soffrire i parenti delle vittime di reato, i quali io ho commesso il reato. Quindi di conseguenza, dopo tanti anni di carcerazione, arrivare nel carcere di Opera e trovare dal 2007 in poi il dottor Siciliano, ma anche il dottor Pagano, che brillantemente ci ha raccontato anche i pezzi della sua vita, che lui è nato e cresciuto in carcere, i suoi figli sono cresciuti con gli ergastolani, mi perdoni se mi permetto di dire questo qua, allora mi fa capire che le persone che sono le istituzioni vere, che svolgono una funzione con serietà, riescono a prendere per mano le persone che hanno commesso reati come noi e farle dialogare con la propria coscienza. Ovviamente questo lavoro noi lo facciamo quotidianamente nelle scuole con il dottor Apano e con il gruppo della trasgressione. Quindi al dottor Milani mi sento anche di dire, e risposta anche al ragazzo di colore, che non ricordo il nome, che in qualche modo noi detenuti, oltre a fare parte del gruppo della trasgressione, facciamo parte di un'associazione in opera, si chiama Associazione in Opera per Giustizia Riparativa. Questo è il nostro obiettivo, la giustizia riparativa, fare del volontariato in tutti i posti possibili, e soprattutto stiamo cercando di istruire un garante per le vittime di mafia, perché paradossalmente esiste il garante per i detenuti ma non esiste il garante per le vittime di mafia. Quindi è un lavoro così spazioso, così largo, che ci permette non solo di vivere ma di costruire durante la detenzione, di dare un'identità alla nostra coscienza e di creare empatia con le coscienze e con il dolore dei parenti delle nostre vittime. Questa relazione permette di vivere, perché attraverso noi, anche se non sono vittime dirette nostre, riescono a vivere e a dare voce alle persone che mancano, quindi a dare vita alla vita e restituire l'uomo all'uomo. Questo mi permetto di dire. Poi volevo rispondere alla domanda, che se lei me la ripete. No, la risposta c'è già. Che cosa si fa per cambiare in carcere? Che cosa si fa per cambiare in carcere? In sostanza l'ho anche detto, però c'è. Mi allungo nel dire che è un lavoro introspettivo ma quotidiano e continuo, e ci vuole molta coerenza. A volte come essere umano, io parlo per me personalmente, mi perdo perché ho delle esigenze o mi accadono delle cose che non mi fanno essere completamente immerso nel lavoro che faccio, ma sono così intimamente convinto che mi riprendo subito e do così valore a tutto quello che oggi noi stiamo facendo e stiamo producendo, che veramente uno va oltre, perché uno si sente riconosciuto dalla società, si sente riconosciuto dalle istituzioni, e di conseguenza uno agisce come uomo, come persona.
Grazie, grazie Canavò. Facciamo 2 secondi di pausa che abbiamo un'esigenza di streaming e... del processo, chiedere la pena non è mai chiaramente una gioia, chiaramente chiedere un ergastolo, chiedere la privazione della libertà per tanti anni, per chiunque, non c'è nulla di piacevole, ma si deve fare, sono le regole della società civile. Chiedere la pena vuol dire proporre una ricucitura, sia pure parziale, di quello strappo, perché rendere giustizia i familiari che vedono riconosciuta la verità e quindi la responsabilità di chi ha causato loro, familiari delle vittime, chi ha causato loro dei mali, dei danni, anche se solo in parte, credetemi, io li vedo in udienza quando ci sono le letture della sentenza che riconosce la responsabilità, beh, sono in parte appagati. Ma perché? Perché è stata fatta giustizia, è stato ripagato parzialmente, ovviamente, un torto. Se c'è stato un omicidio è chiaro che la persona non torna più, ecco. Però ci rendiamo conto che proporre la pena vuol dire non solo ricucire in parte questo strappo, non solo vuol dire riconoscere alle vittime, ai familiari delle vittime, un qualcosa che gli è dovuto, cioè appunto la giustizia, la verità, gli è dovuta, ma riconoscere anche a chi, alla persona nei confronti della quale viene chiesta la pena, viene proposta quasi, diciamo, lo dico tra virgolette, un'attività di recupero. Se chiedo tot anni di carcere, non è perché io pensi che quella persona se ne possa stare tot anni in una cella, chiuso dalla mattina alla sera, senza far nulla. Mi ribollirebbe il sangue se questa fosse la mia prospettiva. La prospettiva è proporre a quella persona uno di quei percorsi di cui abbiamo parlato, di recupero. Un percorso di reinserimento sociale. È chiaro che dipende dalla gravità del fatto, ma la pena da sola, in sé considerata, non ha senso. Occorre una pena e un carcere di qualità, che purtroppo non sempre abbiamo in Italia, in grado di ricucire lo strappo anche nella fase successiva, far sì che ci siano persone come quelle che sono qui alla mia sinistra che riescano a venire in quest'aula e a dire quello che hanno detto. Ecco, questa è la prospettiva di quando si chiede una pena. E a proposito di strappi, faccio un piccolissimo strappo, se mi è consentito, poi non parlo più, ma mi aggancio un attimo a quello che ha detto Paolo Foschini, nel senso che ha lanciato giustamente un appello alla platea e ai giovani, soprattutto ai ragazzi presenti. Ecco, io non vorrei che questa esperienza segnasse una sorta, cioè, di barriera, noi qua sul palco e chi ascolta, noi magistrati, avvocati, vittime, detenuti, ex detenuti, eccetera. Cioè no, vorrei creare veramente una sorta di appartenenza comune. Questi problemi, i problemi della giustizia, i problemi della mafia, della corruzione e di quant'altro di cui oggi si è accennato, sono problemi di tutti. Non si può pensare che solo le forze dell'ordine e la magistratura possano risolvere. Le forze dell'ordine fanno degli sforzi inimmaginabili, ma se non c'è la cooperazione di tutti quanti, nessuno escluso, beh, non ce la faremo mai. Pertanto vi dico soltanto una cosa: quello che più spaventa la mafia, più spaventa la corruzione, più spaventa
la illegalità, e le persone accanto a me forse ve lo potranno anche cioè, confermare, è una cosa, è la cultura. La cultura spaventa davvero. Avere a che fare con persone preparate, ma cultura non nel senso informazione e nozionismo, cultura nel senso molto più alto, orgoglio, dignità, rispetto, rispetto delle regole e pretesa che gli altri ti rispettino, non aver paura, coraggio, sacrificarsi di persona, guardare a chi sta vicino che magari è stato meno fortunato, restituire quel pizzico di fortuna, un pizzico di fortuna, di tutta quella fortuna che si è avuta. Voi che riuscite a studiare e a completare i vostri percorsi, siete fortunati. Beh, un domani, ricordatevelo, un po' di quella fortuna che avete avuto restituitela verso gli altri, verso chi ne ha avuta di meno. E chiudo dicendovi che non banalizzate le vostre vite, non le banalizzate, non le rendete sciocche, prive di senso. Divertitevi, sfogatevi, perché è sacrosanto, non è scritto nella Costituzione, ma il divertimento, il gioco, ecco, i sentimenti, le passioni personali sono assolutamente indispensabili. Però non solo quello, non solo quello, guardatevi anche intorno, siate solidari, impegnatevi verso il prossimo, ecco. Quindi anche non banalizzando la propria vita, anche in questo modo si può combattere la mafia, la corruzione e la illegalità. Grazie. Grazie, grazie nobili. Prego. Salve, sono Cristian, studente del Lettere Molinari, e io avevo una domanda che è nata leggendo questo articolo che parlava di questo caso americano di una ragazzina che era stata rapita da bambina ed era stata costretta dal suo rapitore per anni a prostituirsi. All'età di 12 anni ha ucciso il suo rapitore e si è costituita, e dopo un lungo processo è stata incolpata di omicidio ed è stata costretta a scontare un sacco di anni di carcere. E la notizia non parlava di questo evento, ma parlava che dopo 10 anni di reclusione si era deciso di avviare un processo per annullare la sua pena. Quindi la mia domanda è: come mai a volte succede che si commettono questi errori e ci si mette così tanto tempo a cercare di rimediarli? Il dottor Maiga dalla Corte d'Appello vuol provare a... Domanda facile. Sì, la domanda più, veramente. Grazie di avermi dato questo compito. Io dico solo una cosa, che sono molto contento di non essere un giudice americano e di non essere in un sistema di giustizia come quello americano. Ho la convinzione che una cosa di questo tipo sarebbe forse più difficile in Italia, nel senso che con tutti i limiti e i problemi che abbiamo c'è comunque una attenzione anche a quello che c'è dietro, all'autore del reato oltre che alle vittime. La difficoltà per il giudice, per chi giudica, per chi somministra anni di galera, è quella di prescindere da quello che è il contesto e da quelle che sono le emozioni, le sensazioni, i vissuti personali, che è operazione spesso impossibile. Io sono stato pubblico ministero, sono stato giudice in tribunale, sono stato giudice dei minori e adesso sono in corte d'appello, e tra l'altro sono in corte d'appello e mi sono occupato per un po' di abusi di mercato, ho abbandonato gli abusi di mercato per occuparmi di abusi sessuali, quindi di maltrattamenti, di cosiddetti soggetti deboli. Oggi ho un'ottica completamente diversa rispetto a quella che ho avuto forse per 30 anni. Oggi forse comincio a capire qualcosa di più di quello che mi sta davanti, però quello che posso dire è che
nello sforzo comune del giudice mio e dei colleghi c'è quello comunque di farsi carico sia dei problemi della vittima sia anche dei problemi dell'autore del reato. Spesso è difficile capire il senso di quello che stai facendo. Devo dire che oggi ho sentito, e lo ringrazio, Crisafulli dire sono giustamente all'ergastolo. Quando sento è la prima volta che sento un'affermazione del genere, anche se conosco il gruppo Aparo, il gruppo Trasgressione, è la prima volta che sento un'affermazione di questo tipo e devo dire che è un'affermazione che mi permette di capire che forse quello che facciamo ha un senso e ha un suo scopo e ha una sua utilità. Certo, presuppone tutto un lavoro dietro che non si fa dappertutto, però c'è questa possibilità concretamente. Gli sbagli ci sono, oggi essendo giudice d'appello mi rendo conto che chi dice aboliamo l'appello dice una grossissima sciocchezza, perché l'appello bisognerebbe entrare e conoscere meglio il lavoro del giudice che pochi conoscono. C'è una grandissima parte, la maggior parte è una parte di routine, di ripetitività e di quello che è abbastanza tempo perso per come viene fatto, ci sono situazioni, per fortuna non poche, in cui rivedendo tutta la situazione sulla carta ti rendi conto che puoi rimediare forse degli errori compiuti e quindi l'appello serve. Il problema, come dicevo prima, è quello di prescindere dalle emozioni e dalle sensazioni che il contatto diretto con la vittima, oltre che col reato, provoca e quindi arrivare a un giudizio sostanzialmente sterile, sterilizzato, perché questo è in fondo il compito del giudice, cioè giudicare in modo asettico. Ecco, l'appello consente questo forse più del primo grado, perché è un giudizio molto più sulle carte, un giudizio che ha meno il contatto con i protagonisti della vicenda, anche se oggi soprattutto con gli abusi sessuali la cosa sta cambiando e ci tocca rifare parti di istruttoria per arrivare alla decisione. E questo, diciamo, costituisce alla fin fine un inquinamento, una forma di inquinamento, so che può sembrare paradossale, ma è così, perché il contatto diretto crea una sovrapposizione di situazioni, di emozioni e sensazioni che può pregiudicare negativamente una decisione asettica. Concludo dicendo che in tutta questa complessità situazioni come quella descritta personalmente e fortunatamente non l'ho mai vissuta, però mi sembra che nell'esperienza italiana non ci siano. Grazie Maiga, non era una risposta facile. Abbiamo un'altra domanda, prego. Salvi, sono Rim Mohammed, CBA nella via Campania. La mia domanda è: la natura della crimini nel nord Italia differisce dal sud Italia e perché? Nobili, credo che tocchi a lei provare la differenza del crimine nord e sud Italia. Ecco, il crimine è sempre crimine, il reato è sempre reato dovunque lo si consumi. Adesso io non so se lo scopo della domanda è differenziare l'Italia, diciamo, tra le presenze mafiose, le presenze non mafiose, dove c'è più sviluppo o meno sviluppo di queste realtà. Se così è, devo dire che grossa differenza non c'è. La mafia, se appunto questo è l'oggetto
della domanda ha ovviamente, tristemente lo dico, le sue origini nel sud. Sicilia, Calabria e Campania e Puglia sono, diciamo, sono state storicamente il luogo di nascita delle associazioni mafiose, ma il nord, e questo attenzione perché è un qualcosa che ancora si fa di, è difficile farlo entrare, diciamo, nella mente, nella cultura delle persone, il nord ormai confina con il sud sotto questo profilo, è qui in realtà che la mafia fa i suoi veri affari, i veri giochi. Il nord è più progredito, ha più possibilità, ha più chance, e quindi i business, come li chiamano loro, si vengono a fare qui. E qui c'è una forte, mi dispiace, non vi do una buona notizia, ma lo stato di salute della mafia, sia al sud che al nord, purtroppo è molto forte. È per quello che dicevo prima, occorre che uniamo le forze tutti quanti. Il pericolo è anche questo oggi, e questo accomuna sia la mafia al sud, tranne la camorra, ma qui il discorso diventerebbe un po' più complicato, con la mafia del nord, è quello di una politica del silenzio, che è un silenzio solo apparente, è un silenzio per i non addetti ai lavori, ma oggi la mafia, la 'ndrangheta in particolare, che è la mafia più pericolosa in questo momento, si è nascosta, non commette più stragi, non commette più omicidi, non commette più reati tali da suscitare necessariamente la reazione dello Stato. In Italia, quando il periodo in cui c'è stata la più forte e energica reazione contro la criminalità mafiosa e contro la criminalità in genere, è stato purtroppo quando ci sono state le stragi. Ci sono volute tonnellate di tritolo che hanno fatto letteralmente saltare in aria non solo magistrati ma tanti cittadini per bene, addirittura alcuni sacerdoti, parlo dei primi anni 90, ci sono volute le stragi per finalmente capire che la mafia c'era in tutta Italia. Era una, pensate che solo a Milano fra il 93 e il 95, quando facevo parte della direzione distrettuale antimafia, abbiamo arrestato 2500 mafiosi solo nell'Interland, nel milanese, alla faccia di chi sosteneva che qui non c'era la mafia, e qualcuno ancora oggi lo sostiene. Ecco, quindi abbiamo perso molto tempo qui al nord nel sostenere e rinnegare la presenza mafiosa. C'è voluto tutto quel sangue per rimboccarsi le maniche. Qualcuno oggi dice provocatoriamente, ovviamente, che ci vorrebbe un'altra strage per risvegliare l'attenzione, questa attenzione che è calata nei discorsi, nei comizi, in questo periodo credo che lo sentiremo molto, il problema sicurezza sarà sicuramente affrontato, uno dei cavalli di battaglia di qualsiasi uomo politico, ma io temo che si ritorni a parlare della sicurezza sempre con riferimento a temi quali i migranti, i rom, gli extracomunitari, come se fossero queste presenze, queste persone a minare veramente la nostra libertà, la nostra democrazia. Ahimè, raramente sento parlare del problema di la priorità è la mafia, la priorità è la lotta alla corruzione. Ecco, questo è purtroppo uno dei frutti del silenzio mafioso. Non uccidono più, non sparano più, non fanno più saltare in aria le persone. Sembra che siano spariti, sembra che siano invisibili. La realtà non è questa, purtroppo, ed è esattamente il contrario. Ci sono e forse sono ancora più forti di prima, proprio perché si sono inseriti nel tessuto sociale, nel tessuto collettivo. È per questo che dicevo prima che c'è bisogno di tutti quanti. Nessuno deve essere, si può considerare fuori da questa battaglia per la legalità. Grazie ancora Nobili, teniamo il microfono, abbiamo un'altra domanda, prego, mettiti qua. Salve a tutti, io sono Elisa, volevo fare una domanda alle vittime e comunque ai parenti delle vittime. Volevo sapere cosa si prova a sapere che comunque una volta uno che ha commesso un reato, finito in carcere, ha la possibilità, piuttosto di uscire e essere rieducato, rischia di uscire e avere un tasso di recidività così alto, piuttosto che essere veramente rieducato e così fare in modo che ci siano meno vittime e così meno persone soffrino come avevano sofferto le prime vittime.
molto chiaro. Maria Rosa Bartocci non aveva tanta voglia di salire sul palco, però l'ha fatto lo stesso, gliene siamo grati e vuole... Grazie. Beh, il mio parere è ovviamente che chi commette un reato grave come è successo alla mia famiglia e a tanti altri purtroppo debba subire il giusto castigo, perché è così che deve funzionare. Ovviamente sono d'accordo sul fatto che nelle carceri ci siano questi aiuti che possano far migliorare tra virgolette questi tra l'altro io parlo di assassini perché era una banda di diverse persone, uno ha sparato ma gli altri hanno comunque organizzato eccetera, e quindi io sono anche andata in carcere a San Vittore una volta con mia figlia e degli amici. Non so se io. Pronto? Col dottor Aparo, e ho parlato con dei detenuti. Un paio di persone erano un ragazzo giovane, un signore un po' più anziano, erano veramente dispiaciuti di quello che avevano commesso. Tanto uno ha ucciso la moglie e il ragazzo ha ucciso un compagno, un amico durante una serata in discoteca. Altri invece assolutamente ho detto la mia vita è alzarmi la mattina e vedere un po' cosa potevo recuperare rubando o facendo qualsiasi reato. È difficile, credo, con queste persone riuscire a recuperare, tanto di cappello chi ce la può fare e chi ci mette tanto impegno. Grazie Maria Rosa, grazie. Prego. Buongiorno a tutti, io sono Glenda Messaggio, sono una studentessa del ITIS Molinari e avevo una domanda per l'avvocato. Ma perché i processi sono così lunghi? È colpa degli avvocati. Le passiamo al microfono. Si dice, no, che a volte la colpa sia degli avvocati. Perché sono così lunghi? Non so se è più difficile rispondere a questa domanda o a quella che è stata fatta al dottor Maiga. Tante possono essere le ragioni. La difficoltà a volte di accertare fatti molto complessi, molto difficili, no? Di ricostruire e riraccontare, no? Usando un termine che oggi è stato così molto utilizzato, delle storie, delle vicende. Mettere insieme tante persone, tanti attori di un processo, no? E questo, in questo mi riaggancio anche a quello che diceva il dottor Maiga, secondo me il fatto di dialogare, di confrontarsi, di essere oggi su un palco l'avvocato, il pubblico ministero, il condannato, la vittima, il giudice, il giornalista, il direttore del dipartimento, aiuta a evitare di commettere quei reati, a costruire una storia correttamente, in modo più corretto possibile, più vicino possibile alla verità. E questo a volte richiede anche tanto tempo. Oltre si potrebbe anche parlare di mancanza di fondi, mancanza di energie, di personale, leggi che cambiano, ma io mi auguro che a volte la lunghezza possa essere anche un sinonimo di efficacia, di effettività e di giustizia. Non so se... Grazie, vuoi farne un'altra però brevissima? Brevissima insomma. L'altra domanda, perché tutti, cioè non solo le vittime ma anche noi che veniamo informati dei fatti che accadono, abbiamo questo bisogno così intenso che la persona che ci ha ferito abbia coscienza del nostro dolore? Cioè perché ci interessa così tanto sapere, cioè, se ha cambiato opinione, se ha capito quello che ha fatto, esatto. Chi vuol provare a rispondere? Grazie per la domanda. Questa domanda qua l'abbiamo trattata recentemente al gruppo esterno della trasgressione con la signora Marisa. Io personalmente ho cercato di dare una risposta, anche grazie soprattutto a uno scritto che aveva prodotto il dottor Aparo, che si titola appunto Istruire una prossimità. Credo che il bisogno di trovare un contatto con l'assassino, come diceva la signora,
anche se in questo caso voglio aprire una parentesi che per evidenziare il dolore della vittima, io posso definirmi un ex assassino, la signora non sarà mai un ex vittima, quindi da questo punto di vista le risorse vanno specialmente indirizzate verso le vittime, perché sono la parte passiva di questa situazione, anche se c'è il dolore che ci accomuna. Quindi ritengo che questo contatto tra vittime e carnefici sia un modo, soprattutto per la vittima, per dare un senso, paradossalmente un po' quello che diceva prima Roberto, un senso alla perdita del proprio caro. Quindi se la vittima in qualche modo riesce a vedere il risveglio della coscienza da parte dell'autore di reato, forse in qualche modo riesce a alleggerire il proprio fardello. Certamente le cose non si possono dimenticare e credo che nessuno voglia dimenticarle, perché il ricordo aiuta a migliorarsi, però questo ricordo non deve farci implodere, dire vabbè, ho ammazzato una persona, non posso fare niente, come diceva anche il dottor Nobili, per recuperare la vita non possiamo recuperarla. Però impegnarsi per far sì che queste cose non accadano è un dovere, specialmente per chi come me ha tolto la vita. Io credo che questa giornata di oggi sia un'occasione per toccare con mano il senso di appartenenza. Il dottor Nobili prima evidenziava le varie posizioni, c'è il detenuto, quindi l'autore di reato, la vittima, il pubblico ministero, e poi voglio aprire una parentesi anche spiritosa. 25 anni fa, il primo processo che ho subito giustamente è stata opera del dottor Nobili, non so se lo ricorda. Caramba, sì, che sorpresa, sì. Si ritrovano 25 anni dopo al Molinari, grandissimo. Cosiddetto, denominato Nord-Sud, se lo ricorda, dottore. Quindi questo, il fatto di essere a fianco con una comunione di intenti, secondo me è una cosa che non va sottovalutata. Quindi stiamo remando tutti nella stessa direzione. Le posizioni personali di ciò che è stato non ci impediscono di migliorarci. Quindi insieme possiamo veramente costruire un mondo migliore. Una battuta proprio, lei non sa che piacere io stia provando nell'averla accanto qui in questo tipo di incontro. È veramente qualcosa che, come dire, dà un senso non solo a questa giornata, così, ma dà un senso anche al lavoro che si fa, che dicevo prima, è doloroso, ma questi sono dei risultati che confortano. Grazie. Condivido. Abbiamo pochissimo tempo e ci scusiamo con tutti quelli che non riusciranno a fare le domande. Tu ne fai due molto veloci. Sì. Buongiorno a tutti. Io sono CPA 5 Sotto Resarta. Vengo in Italia da Albania dal 2008. E il filmato mi ha toccato molto perché mio padre è stato strappato dalla mafia nel 1991. Quindi un pezzo del mio cuore è andato con lui. Io parlo dalla parte delle vittime, però con tutto rispetto per voi. Nel senso che ho sentito prima che il perdono è una parola grande. Esiste, però è grande. Nel senso, l'assassino di mio padre è stato liberato 4 anni fa, in cui io non l'ho visto ancora, perché noi siamo vicini di casa in paese. E in faccia non l'ho visto ancora, però se mi chiedesse un perdono io mi deliberei dentro del mio cuore. Il dolore è profondo, però se il perdono esiste e si può chiedere da parte vostra, nel senso che come la pensate mentalmente al di là, un domani sarete liberi, come la pensate questa cosa? Vi ringrazio per questa domanda. Grazie. Mentre parlavi mi hai fatto ripercorrere la mia infanzia, la mia adolescenza e oggi, diciamo, il mio senso di rispetto verso le istituzioni e verso la vita. Come si può ripercorrere? Io, Alessandro, ma anche Adriano, fortunatamente Adriano non è ergastolano, quindi tra non molto sarà libero anche fisicamente e la società deve essere contenta che in qualche modo si sta restituendo una persona, un uomo degno di rispetto e può essere incluso nella società. Io e Alessandro abbiamo chiesto la mediazione penale al DAP, quindi Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria Italiana, affinché noi potessimo in qualche modo possiamo avere un dialogo con i parenti delle nostre vittime. Noi auspichiamo che questo avvenga,
non siamo così sicuri di ottenere il perdono, ma quantomeno di ottenere quello che stiamo facendo da anni, quello che abbiamo fatto anche con Libera, questa prossimità fra il nostro dolore e il dolore dei parenti delle nostre vittime. Quindi il perdono mi sembra quasi un'eccezione che noi lo possiamo ottenere, però questa prossimità tra noi carnefici e i parenti delle nostre vittime, sì, ti dico qualcosa di più. Per cercare di ricucire in qualche modo lo strappo che io ho anche subito, oltre di quelli che ho fatto, ho chiesto la mediazione penale per cercare, mi posso permettere di dirlo, di perdonare i parenti i carnefici di mio padre, perché voglio chiudere questo quadro. Per me è importante, le parole sono state dette, sono state spese, è importante perché mi dà a me la possibilità di perdonare e non mi fa essere anche egoista, perché chiedo il perdono ma non lo do. Quindi diciamo che questa vicinanza tra il dare e ricevere restituisce l'uomo veramente alla società. E io ti ringrazio per quello che stai dicendo, perché tu hai bisogno di queste cose e spero che questo possa accadere un pochettino anche attraverso noi. Grazie, grazie. No, grazie. Ci tocca da vicino, perché il dolore che ci hanno dentro noi, che io sono carnefice, ma anche io tanto dolore dentro, non voglio metterlo a paragone perché non ci sono. Io pure io ho chiesto, io ho fatto 22 anni, fra non molto finisco la pena. Fortunato, perché ho fatto i reati gravi pure io, e se guardo i miei compagni dico sono strafortunato. Oggi per tutto il percorso e la possibilità che mi hanno dato ce la metto tutta affinché posso strappare anche qualcun altro come me dalla galera, affinché pure lui può andare sulla direzione che sono io, perché se mi recupero io, dico sempre questo, che il carcere ha perso un cliente, faccio una battuta, però la società ne trovo giovamente, perché se io esco dal carcere come ero una bestia prima nella scelta che avevo fatto, la società non è sicura, perché comunque ci sono tante persone, quando io sono andato a commettere crimini, che pure se non l'ho uccise, però sono state lì in quel momento, e ancora oggi penso, oggi con la consapevolezza, che hanno quel terrore nel cuore, negli occhi, di quel momento quando io ero bestia. E dico, le vittime, io ho cercato di avere un ravvicinamento, ma di fatto sono ancora nella criminalità, non capiscono nemmeno se io gli do scusa. Ho cercato, però mi hanno detto no, perché lì è ancora nella criminalità, il pensiero è ancora quello, non ha un senso. Però oggi, come la giornata di oggi, vedere le persone che hanno nel cuore il dolore, in parte gli trasmetto il dolore e gli dico scusa, pure se non sono stato io a uccidere il tuo parente, però ti chiedo scusa e perdono per quello che ho fatto io a un'altra persona, come glielo chiedo anche sempre a Marisa, scusa e perdono che la figlia non c'è più, per stato per una come me che ha perseguito quel disvalore della vita. Grazie, grazie. Ancora scusi a tutti quelli che non ce la facciamo sentire tutti. No, grazie a tutti quelli che hanno parlato, per le belle parole, la fatica, il dolore e l'intelligenza. Abbiamo ancora un brevissimo video da farvi vedere, vi inviterei a scendere. Ancora grazie. E però prima c'è la preside del Molinari che vuol dire qualcosa. No, non dici nulla. Un breve pippone, no, niente, niente. No, assolutamente. Questa volta di solito faccio la protagonista, ma... Allora, sono commossa, dico solo che sono commossa, perché per me questa è la vera scuola, la vera formazione, il vero essere studenti, docenti e educatori. Grazie a tutti quelli che veramente hanno partecipato, ringrazio veramente tutti, veramente. Questo per me è la vera scuola. Possiamo dirlo alla Renzi, la buona scuola, questa sì che è buona. C'è ancora un pezzettino del filmato, e con la quale saluti e alla prossima. Come si fa a cambiare crescendo? Io me la sono posto, ho trovato anche il riferimento, cioè nei discorsi che si fanno in gruppi come questo della trasmissione, dove c'è il confronto con studenti, con giornalisti, con detenuti, addetti civili,
Questi sono i punti di crescita che danno da riflettere, e non, io non ho trovato in vita mia un modo migliore per attuare la mia crescita, per esperienza che ho personale delle carceri o anche dalla vita stessa. Non c'è crescita se non c'è un punto su quale riflettere, e i punti su quale riflettere li può trovare in officine, laboratori, palestre come questo gruppo, che io spero che in Italia, nei carceri, ma anche, anche non solo nei carceri, la società stessa spero che si vadano a crescere sempre di più come numero, perché la crescita sta appunto nel confronto e nella riflessione. Questo è imparato da lì. Qui lo sforzo che noi dobbiamo fare per recuperare un'umanità sofferente debba essere quello di non lasciarli isolati, di non creargli attorno una sorta di cordone sanitario, per poterli fare in modo che essi da un lato cerchino di recuperarsi ad una nuova vita e dall'altro lato trovino la possibilità di sopportare fino in fondo, pur vivendo, quella colpa, il peso, che non è un'espiazione così, è semplicemente il riconoscere la responsabilità di ciò che hanno prodotto. La prima volta che sono domandato cos'è, cosa diventare adulti, ma sono nato in questo posto, insieme a questo gruppo. Cioè, io prima pensavo solo già di essere adulto, ma perché ero grosso, grande, avevo una certa età e perché non, nessuno mi poteva fare più del male e mi discorrevano, no? E se diventare adulti sono tante altre cose, sono tantissime altre cose che ho scoperto qua, ne abbiamo lavorato. Io non è che ho sofferto tanto e ho stato tanto carcere e ho detto un giorno no, io voglio dare una svolta. Sono state delle coincidenze, sono fortunato, sto parlando dell'inizio, ma sai quanti ragazzi ci sono in giro per l'Italia nei carceri che potrebbero dare una svolta alla propria vita?